Hello. Immagine bianchissima oggi. Hello. Che dici di portare Ring Fit Adventure in live? Non penso. Non puoi giocare a Ring Fit Adventure dopo cena alle 8 di sera. Hai giocato a Modern 3? Non ho mai giocato a Modern 3. Voglio recuperarmi Earthbound prima o poi anche. Però volevo ascoltarmi Lost. Perché ho sentito l'altro giorno una canzone a caso di Modern 3 che mi aveva fatto... che mi piaceva. E mi ho detto, ascoltiamo anche altro Lost. Tutto il resto. Oggi è il mio compleanno, mi chiamo Domenico. Buon compleanno Domenico. Video fighissimo, vi è piaciuto il video di oggi con Frozen? Si è ripreso la Ring Fit o sei ancora dolorante? Ero molto più dolorante dopo aver registrato il video di Fro. Dopo il mio sono a posto. Troppa luce, ho lasciato la finestra aperta. Non ho chiuso la persiana come al solito. Infatti questa telecamera non è molto brava con i colori e con l'esposizione, quindi sarà così per un attimo. Non voglio chiudere perché già prendo pochissima luce. Finché c'è luce la voglio. Sono un sacco di host di Modern 3 che sono stato sound effect tipo 7 secondi. Non sono riuscito a trovare la versione senza quei sound effect lì. Oggi che si fa su Animal Crossing? Mi è stata chiesta un sacco di volte come cosa, quindi cercherò di venire sulle vostre isole e visitare le vostre isole. Pappagallo, grazie all'abbonamento per 9 mesi alla piuma dorata. Sarà un duro L uguale F.S. So che significa. Quanto sei bello quel codino, grazie, grazie. Se mi davo il codino ho dei capelli assurdi. Mi avevo il codino dei capelli assurdi perché sono così da tipo ieri nel codino. Quindi sono tutti verso l'alto e sono assurdi. Forma del lavoro ignorante. Ah, minchia, pensavo ci fosse il punto. Dicevo perché c'è il punto. Allora questa volta faccio la parte. Se è venuto sulla mia già un paio di volte, ci sta. L'obiettivo è quello almeno. Cosa esce domani? Devo finire di editare il video di Persona per domani. Originariamente dovevo uscire oggi il video di Persona. Però all'ultimo secondo ho pensato, aspetta, domani deve uscire il video di Ring Fit Adventure con Frozen. Ho chiesto a Frozen, è domani che devo uscire il video? Lui mi ha risposto sì, ho detto merda e sono andato subito a fare il video di Ring. Con la mia connessione sulla mia tanto non puoi venirci lì. Ma perché psicognomo? Che cazzo c'è di problema la tua connessione? Come mai? Ma perché l'uccello blu? Perché no? La mia isola è ancora in alto mare. Metà dell'isola è quasi finita, mentre l'altra metà è piena di alberi e fiori a casa. Vabbè, ci sta. Non c'è bisogno di mostrare un'isola 5 stelle finita al 100%. Se avete anche se avete un'isola che avete creato e è in costruzione, ma c'è in modo specifico una cosa e dite cazzo che sta è fatta bene, voglio fargliela vedere, potete anche dirmi ignoro tutto il resto, guardo questa cosa qua e basta. Potete anche fare così. La chiamo tra una settimana. Al momento sono costretto ad usare il cellulare come hotspot. Ma anche prima ce l'avevi così. No? Beh, anche un Pokémon c'era il problema. Giocherò mai a Cat Quest? È poco conosciuto, ma secondo me è un gioco molto bello. Non lo conosco. Mai sentito? La storia di Ring Fit la reporter che ci ha lasciato bruscamente? Per il momento non penso, per la semplice ragione che i video erano un po' semi, non cambiavano troppo tra uno e l'altro. Cat Quest non è male. Mai visto. Mai visto.
pure per PS4. Conosci, sì, è un fumettista che ha fatto pure un gioco RPG. Di persona no, di nome sì. Ma era bello vederti sclerare. Sì, però fino a un certo punto. Tanto adesso sto bevendo come un matto. Perché ho cenato con un pollo al curry fatto all'ultimo secondo, dove a mio padre è un pochino scappato il curry, quindi era particolarmente piccante. E visto che ha fatto all'ultimo secondo è anche bollente, quindi mi sono ucciso con un pollo super piccante e bollente prima di venire live, quindi ho sete. Devo bere. Stavolta farò schifo, sempre chiave vince lo stesso. Avete visto però che nei punteggi di oggi contro Fro c'erano delle partite che abbiamo perso e vinto di 200 punti e basta. C'è proprio una quantità di punti minuscola. Ci voleva pochissimo per vincere o perdere. Un eccellente in più mio poteva permettervi di vincere. Un eccellente in meno di Fro permetteva di vincere a me. È assurdo. Ok, The Last of Us Part 2, no. Qualcuno sa se la Switch Lite drifta? Dovrebbe driftare anche la Switch Lite, sì. Solo che lì non puoi switchare i Joy-Con. Switchare. La clip finale dove Frozen Cat ci ha migliorato la giornata. Avevo già un'altra clip finale pronta, poi ho visto che la... mentre editavo il video ho trovato il pezzo in cui Frozen Cat ha detto ok, questo non ha senso all'interno del video, però lo devo mettere in fondo. Coste, Gentle Rain. Quella maglietta bianca è difficile da leggere la scritta, vero? Non ci ho pensato. Secondo te è bello Biped? Non so se sia. Come ha fatto lo show di oggi? L'ha fatto una persona sul subreddit. E c'è un sito apposta per fare delle intro del genere, dove puoi registrarti e mettere... un testo particolare che vuoi inserire e te lo fai in automatico. Grazie, hai messo quella intro oggi, era bellissima. Come facevo a non metterla? Ma che ora c'è? 7.50. Ma la mucca su tetto c'è ancora? Non c'è mai stata l'editing. Secondo te si può giocare a Mario 2 senza Nintendo Switch Online? Puoi giocare alla modalità single player, però non puoi giocare ai livelli creati online. Quindi secondo me per Mario Maker 2 è abbastanza fondamentale online. Abbastanza necessario. Stasera si scrocca ancora? C'è occasione volentieri. Però non è quello l'obiettivo. Dove hai preso la maglietta? Minchia, non lo so. Una maglietta che poi non indosso mai. La indosso quando c'ho tipo potenti di coventi in un pigiama. Non so se c'è scritto qua dietro una data. Ha parecchi anni quella maglietta. Non mi ricordo dove l'abbiamo presa, chi l'ha presa. In America? Ma che ne so io. Aveva più di 6 anni sta maglietta. Togliela e controlla. Non credo sia la data però qua dietro. Mi sembra ben probabile. Qual è il gioco Pokémon preferito? Serie principale e non. No, praticamente ho giocato uno della serie non principale. O platino o bianco e nero.
contando anche il 2, perché non me lo ricordo abbastanza bene per dirlo, boh, non so. L'ho presa io, mi ero dimenticato di dirtelo, ah, ok, ha senso. Ci sta. Hai mai provato Taiko no Tujitsu? Non so cosa sia. Dato bando di Jojo di seguito. Jojo preferito? Josuke. Jojo villani preferito? Il villain. Yoshigaki Kira o Funny Valentine? Anche di in questo periodo stiamo venendo liccate un casino di beta di giochi Pokémon vecchi, tipo Oragento, Rubino Zaffiro e Diamante Perla. Hanno fatto un mega attacco hacker contro Nintendo un po' di tempo fa, quindi vengono pian piano rilasciate. C'è anche stato un recente, se non sbaglio, che non so se è un attacco hacker oppure è un dipendente arrabbiato, boh, non so. Giocherei da Souls 2? No. Perdo frame, perdo frame. Ho perso le frame. Hai in mente qualche nuova serie per il canale? Guarda il video update. Confidente profeta in personaggi, non lo so. Non lo so ancora. Al momento attuale mi piace molto Ryuji, Anna e Takemi, probabilmente. Ok, Ghost of Tsushima. Lo voglio giocare il Ghost of Tsushima. Non so se mi piacerà o meno. Sembra tanto interessante. Non so che è un gioco che è iniziato in quel modo lì, quindi perché no? Makoto è molto semplice però nei suoi interazioni da confidente. Non c'è niente per il momento di molto interessante e particolare. Aereo. Gioco preferito in single player? Conta il fatto che non gioco giochi multiplayer, quindi è tutto. Temporal Law? No, è un aereo. Aereo o treno probabilmente. A me non mi sembra nulla di speciale Ghost of Tsushima. Non lo è. Non si vede che non lo devi giocare. Neanche Spider-Man mi sembra niente di speciale. Neanche Horizon Zero Dawn mi sembra niente di speciale. Non so perché per quei giochi la gente si sorprendesse e fosse scandalizzata del tipo, mio Dio, è incredibile questo gioco, mentre con Ghost of Tsushima no. Sono uguali. Non cambia niente. Gravi, please lo leggi? No. Cosa pensi attualmente di Persona 5? Lo trovi ripetitivo o la storia ti intriga? Ripetitivo no. È ripetitivo in natura, ma non è pesante. Cioè, non dà fastidio questa sua ripetizione. È come ho organizzato il gioco ed ha senso. Però sì, mi piace per il momento. La storia mi piace molto per ora. Sì, ma comunque Makoto è best girl. Ci vedrà, non ho ancora deciso con chi fare la romance alla fine. A me di Ghost of Tsushima piace un sacco l'ambientazione. Esteticamente ha fatto molto bene. Non è il tipo di ambientazione che mi fa impazzire a me. Quel Giappone feudale. Non so perché non ho mai intrigato più di tanto. Persino From, che per me sono bravissimi nel fare mood, ambientazione e tutto. Secondo me Sekiro è il loro gioco più debole. Proprio perché l'ambientazione, secondo me, non lo so, mi sembrava troppo generica. Come questa qua di Ghost of Tsushima, non mi dice niente di più. Però è fatta molto bene, quindi comunque sotto quel punto di vista non posso dire altro.
piace tantissimo il Giappone feudale, non so come mai. È molto particolare e molto interessante. C'è un sacco di gente a cui piace il Giappone feudale. Se no, alle 3 dell'anno scorso non sarebbero stati. Non sarebbero stati mostrati 3 trailer contemporaneamente di 3 giochi inventati in Giappone feudale. C'è comunque un pubblico molto ampio che li apprezza. Però può benissimo anche esserci una cosa che è apprezzata dalla maggior parte della gente e te che non ti interessa di tanto. Io ce l'ho per forse troppe cose, però è un altro discorso. Ma in passato metterai più Rassen tra le varie persone o non lo userai mai più? Non c'ho molto da utilizzare Rassen per il momento. Non cambia niente, cioè è difficilissimo far salire di livello un persona. E è molto più facile farli guadagnare abilità fondendoli o con caratteri particolari. E non c'è motivo di tenere Arsene, secondo me. Quindi non ci vedo ragione di prenderlo. Il Jobro preferito? Gyro è considerabile? O Bucciarati è considerabile? O Gyro o Bucciarati? A me invece non mi è mai piaciuta fino a prima dell'uscita di Sekiro. Poi mi sono innamorato follemente. Mi sono andato anche ad informare storicamente ed è pazzesco. No, è super interessante comunque. Però non mi dice più di tanto. Cioè non mi fa schifo, neanche lontanamente. Però non è la cosa, diciamo, preferisco. Dovessi fare una tier list delle ambientazioni preferite, sarebbe un B. Non lo so, una cosa intermedia. Preferisci il medioevo europeo? Non lo so. Dipende come è gestito. In modo generale il medievale europeo mi dice poco. Però poi c'hai quell'estetica medievale super particolare fantasy di Demon Souls che mi fa impazzire. Però è uno dei pochi. Quindi non lo so. La tier list di ambientazione sarebbe figa. Mi piace che sono tutte le os che sono lenti, velocissime, e dura un po', questa è l'unica che si è loopata. Forse ti piace più il cyberpunk, steampunk? Non più di tanto. Anche quello non mi fa né caldo né freddo. Tecnicamente Dark Souls è medievale europeo fantasy? Credo di sì. Tecnicamente penso di sì. È medievale fantasy. Europeo puoi dirlo ovviamente per distinguere da il Giappone feudale, però... Sekiro dai giochi di From Software è quello con l'ambientazione più interessante. Io, are you fucking serious? È vero! Sekiro è il mio gioco preferito in assoluto di From Software, ma quello con l'ambientazione più debole, secondo me. Per me è... Bloodborne, Demon Souls, i Dark Souls e Sekiro. Secondo te sarà meglio PS5 Xbox Series X? Non lo so. È un discorso inutile. Le ambientazioni gotiche ti piacciono? Sì. Ma anche lì devono essere fatte bene. Cioè, quando finisce sul banale non mi piace. Mi piace molto il fantasy giapponese. Dove ogni tipo di fantasy giapponese è completamente diverso rispetto l'uno dall'altro. E tutti hanno delle idee e concept differenti. Fanno il cazzo che gli pare. Quello mi piace. Perché pure creatività e pure ambientazioni differenti. Il gotico lo trovo troppo oppressivo. Ma in un Bloodborne funziona. Sì, a steampunk piace un sacco. Infatti quello di Bioshock è una delle scene preferite. Ma anche a me lo steampunk non mi dispiace. Ci ho fatto un intero villaggio in Minecraft con uno stile steampunk interpretato da me. Cioè comunque sono cose che mi piacciono. Il gotico di Lovecraft. Sì, il gotico di Bloodborne è un po' il gotico di di Lovecraft. Soltanto che Bloodborne non è soltanto gotico tecnicamente. E anche... com'è? Manca il termine, eh? Horror universale? Che cazzo si chiama? Non mi viene in mente la parola adesso. C'è un nome strano del genere, non mi viene in mente.
viene in mente. Fuck. Vedo se riesco a trovarlo. Non riesco ad andare avanti se non mi viene in mente. Cosmic Horror, ecco. Ecco, non mi mancava. Cosmic Horror. Horror cosmico. Molto bello. Veniva Universale, ho detto, è qualcosa di simile, non è corretto. Tipo Lovecraft è giungito. Sì, è Bloodborne, è 100% Lovecraft. Bloodborne, l'unica differenza che c'è da Lovecraft è che il titolo si chiama Bloodborne. Tutto il resto è lo stesso. Ma anche... una cosa che molta gente non lo sa, ma anche Dark Souls è molto, molto, molto influenzato da Lovecraft. Io non ho mai letto Lovecraft, ho letto mio fratello. Però mio fratello quando ha finito di leggere Lovecraft, dopo aver giocato Bloodborne e Dark Souls, ha detto, vabbè, Bloodborne sì, è presente ispirato. Però poi mi ha detto, ma che cazzo, la gente non dice che Dark Souls è ispirato da Lovecraft? È presente ispirato da Lovecraft. Perché sono varie storie in Lovecraft e alcune sono molto simili a Dark Souls. Mario per Rabbids, voglio giocare prima o poi, non mai giocato. Allora. Dark Souls è anche ispirata a Berserk, ovviamente, sì. Anche lì, Dark Souls è Dark Souls perché si chiama Dark Souls, potevano chiamarlo Berserk Souls se ci stava. Stessa cosa. Non ancora leggermelo. Pappagallo azzurro. Gravier, quante volte bestemmi in un mio livello? Gravier. Perché? Vabbè. Gravier va in bagno. Gravier, behold! Piantina! Very nice. Teoria di editing e 105 meme. Devo dire delle cose. Uno, grazie a Fossato per avermi reso vescovo dei meme. Due, il video non bisognava per forza guardare tutto, bastano 10 secondi. Tre, buona visione. Ok. Devo preoccuparmi? A questo punto mettiamo così un minuto. È presente registrato sul telefono. Sono tutti i miei meme. In quanti meme? Alle game, grazie al momento con Twitch Prime per 10 mesi. Li mettiamo i punti nel canale? Ah, non ancora. That's a lot of memes. God damn. Si sente anche il respiro. Sì, infatti, si sente che è stato sul telefono questo audio qua. Non ha preso l'audio diretto. Secondo, accendo la console, switch e tutto. Sciolta roba. Troppo pochi? C'erano pochi meme per i tuoi gusti, vabbè, ci sta.
Non sento più i tuoi, vuoi dire che le voci erano nel meme? Sì. È registrato su un telefono l'audio. Non erano i miei genitori che mi sentivi. Zitto Animal Crossing. Registrato sul telefono con la gente a fianco che parla. Non era a fianco, era comunque in un'altra stanza, però. Si poteva fare così, ha fatto così. Aveva scelto le sue opzioni e aveva fatto il metodo che poteva fare. Luna sullo sfondo è sempre strano. Non so perché. Vedo uno sullo sfondo e dico: oh, questo è stato addirittura impacchettato. Mi fa strano. Volevo fare una battuta sul farci un solitario, ma sarebbe stato troppo scontato, vero? Da still zozzo and proud of it. Grazie, psicognomo. Night gelato. Dal confuso night. Grazie. Hai superato il primo mondo. Le pianure. Ecco un regalo. Fanno ho ho con i regali. È superato il secondo mondo, il deserto, ecco ti regalo. Quindi è quando completo gli altri mondi, le altre zone del mondo, il tuo super mondo, mi dai altri regali. Gioco in scatola. Ah, questo non c'ho come gioco in scatola, c'ho l'altro. Com'è stato il mondone? Ma non ho finito il mondone. Perché la prima opzione è lasciare questo qua? Ah, giusto, perché nel caso, se fai casino lo switchi. C'ho già sto cappello. I'm sorry. È il cappello cacca. Dovrebbe essere un giatto, ma è il cappello cacca. Macchina per popcorn. Non so se ce l'ho. In ogni caso non saprei dove metterla. Forse da Mirko e Marco. Teschio di mucca. Huh. Questo non ce l'avevo. Non c'avevo il cappello da Cubone. Mi mancava come cosa. Tra l'altro ieri ho avuto finalmente, dopo mesi, dopo anni, Gulliver sull'isola. Ho avuto Gulliver sull'isola che mi ha fatto un regalo. E non era un grandissimo regalo, non era al massimo. Mi ha regalato un vestito che era il cappello scozzese. Il basco scozzese. Non era incredibile, visto tipo dare tipo la torre di Pisa o le statue dell'isola di Pasqua, del basco scozzese. Potrebbe esserci meglio. Che fortuna Gulliver sull'isola. Non è una grandissima fortuna, perché questa settimana qua ho avuto Beatrice e ho avuto Gulliver. Il che significa che niente Volpolo. Niente Volpolo, niente Ivano, niente Castorino. E Volpolo non ce l'ho da di sicuro due settimane ormai. Castorino e Ivano da poco dopo rispetto a Volpolo, quindi di loro non c'è necessità. Però cosa fai Ivano? Puoi fargli craftare del fargli craftare degli oggetti, delle statuette portandogli degli insetti, e puoi vendere gli insetti a un prezzo più alto. Non te l'ho già dato? Te l'avevo già inviato, no? O sono scemo io? Ho controllato e non te l'ho inviato. Potrebbe essere. Tanto non sto avendo molta fortuna con le ricette. Voglio contare quanti boomerang c'ho. Ho un flauto di pan. Un gong. Ci sta. Scivolo, vabbè. Scivolo, vabbè. Flauto di pan 2. Tegliera semplice, pompa dell'acqua, 7 scatoloni medi, tavolo conchiglia, vestito pesca, cibo per spaghetti, vestito pesca, letto singo di legno, mensola di ferro, barile, tavolo di cena tronco, flauto di pan. Ho 3 flauti di pan, avevo poi di altri gong, ho trovato tipo 2 negli ultimi 2 giorni,
Ho un sacco di scivoli per spaghetti, un sacco di vestiti di pesca. Sempre la solita roba. Non riesco mai a trovare nulla di nuovo. Mi è dato il separatore orizzontale. E questo cos'è? Dall'immagine è il separatore orizzontale. Questo sta in piedi, è verticale. Io non ti ho inviato il divisore di bambù? Che ti ho dato? Ho dato il muro di canneto? Ho dato la barriera! Ah, ho fatto casino io, ok. Pensavo che barriera, non pensavo ci fosse anche lui che si chiamasse barriera. Allora ti ho inviato qualcosa. Oh, ci sto perdendo un sacco di frame. Rip. Non so perché. Ciao Raimondo. Non so se ce l'ho, non credo. Ho i tappeti. Quanto sarebbe bello mettere le ricette in casa, vero? Tipo nello sgabuzzino. Non mi sembra di vederlo. Gong, due gong qua dentro. No, non ce l'ho. Ho una sagoma di collina. Ma per Raimondo hai cercato gli abitanti? No. Mi è arrivato come primo abitante in assoluto nel set accampamento. Cioè nel campeggio. L'avevo mostrato pure in video, se non sbaglio. Sì, l'avevo mostrato in video. Come fa a venire la storia? Dai, diamo il pin dodo in chat. Adesso vi dico. Probabilmente faremo in modo che... Perché non so se voglio farvelo mettere in chat. Perché in chat forse potrebbe entrare gente a casa e non voglio che succeda. Può essere comunque bloccata, però non voglio che succeda. Probabilmente farò sempre attraverso psicognomo. Bello che stasera non lo dico a psicognomo. Decido sempre all'ultimo secondo. Quindi psicognomo non è preparato per questa roba qua. E la devo dire anche a lui adesso. Esatto. Tra l'altro, mi sono messo pure a finire di mettere tutte le strade qua attorno per il villaggio, per l'isola. Cosa sono delle idee. E ho fatto tutto bene. E ho calcolato tutte le cose nel metodo corretto. Ci sono dei piccoli errori però che non posso farci niente. Tipo qua la strada non posso farla finire in modo differente. Quindi per forza devo mettere un tipo di pavimento differente qua davanti. Quindi vabbè, piccolo errorino ma non importa. Cioè piccolo problemino ma non importa. L'errore che ho fatto è questo. Che ho fatto pure una strada qua attorno, perché è ideato anche con l'idea di girare attorno tutta l'isola. Solo che ho fatto il pattern in modo sbagliato. E a un certo punto si ripetono così. E quindi devo fixarlo, devo fare in modo che siano invertiti. Perché tutto il resto è la strada, ovvero da qua fino in fondo. Non sarà veloce ma devo farlo. Tanto qua ho messo i fiori che mi avete regalato, che ho preso da voi, in modo da poterli duplicare. Li ho organizzati in questo modo qua, appunto per colore, per fare in modo che appunto non si accoppiassero e facessero soltanto... Oddio che fastidio, lo so, devo fissarlo. Per farli in modo che si clonassero e basta. Per qualche ragione strana, non so per quale motivo... oggi dei cloni mi sono nati, ma mi sono nati soltanto cloni di... Come si chiama? Dei giacinti? Ho avuto tutti i cloni dei giacinti e niente del resto. Quindi ho piantato altri 3 giacinti. Strano, non so perché. L'obiettivo appunto è fare questa zona qua dell'isola. Questa parte qua sotto la mia casa. Con una zona dedicata più che altro ai fiori. Per duplicarli e per fare cose del genere. Il solito culo. È il mio fiore preferito. E per il mio fiore preferito intendo... È quello che mi piace di meno in assoluto. Quindi ovviamente ottengo quello lì. Devo decidermi pure a mettermi a piazzare manichini ovunque in uno di questi giorni qua. Non ho voglia di farlo, ma devo farlo. Ma come si fanno a duplicare? Li metti qua e li annaffi. Prima o poi ne nasce un altro. Duplicare è un termine tecnico. Se vedete, li annaffi e li fai crescere. Duplicare perché in questo modo se li fai duplicare, li fai
modificare in questo modo specifico, ottieni un fiore che è identico e uguale a quello originale e non hai un ibrido strano con qualcos'altro. Perché i ibridi strani, anche se hanno lo stesso colore di altri fiori, possono creare tipi di fiori differenti comunque. Cioè, tipo, ci sono delle specifiche rose rosse che se sono create con un certo metodo ti possono far nascere le rose blu, ma se metti a random delle rose rosse senza nessuna logica, non ti danno mai delle rose blu. Perché hanno deciso di fare un sistema super complesso per i fiori. Non so perché. Mi ripeti perché dobbiamo dare il codice dodo? Mi riesco a cercare cosa? Mi ha sempre stato chiesto di fare live di visita delle vostre isole e voglio farlo oggi. Semplicemente. Ti ho iniziato a perdere qualche frame, non c'è nessun motivo. Quindi, so per quale ragione. Allora, leviamoci un pochino di queste qua dall'inventario perché sono un po' pieno. Prima di fare il casino. Hanno messo il sistema che funziona in realtà. Sì, ma che senso ha? Io odio i fiori, brivido. Perché odio i fiori? Come mai? Tanto in questi giorni qua non ho mai controllato il catalogo Nuke. Quindi ho interrotto la streak. Non è che perché non ho giocato un giorno e sono che non l'ho aperto. Sempre stessi oggetti qua dentro. Allora ci provo pure io, magari al culo. Perché non sprecare spazio per essere giustificati nel mettere limiti di 8 punti, ok. Ci sta. Mi sembra logico e sensato. Cosa ne pensi del rumor della serie TV di Kingdom Hearts su Disney Plus? Già all'epoca, anni e anni fa, c'era un'idea di fare uno show anime basato su Kingdom Hearts e roba simile, soltanto che è morto subito nella progettazione, nell'essere creato. Non è impossibile farlo, però dipende. Non so quanto interesse ci sia per una cosa del genere. Non so se Disney sarebbe interessata a prendere i fan di Kingdom Hearts per vendere Disney Plus. Non so quanto sarebbe un vantaggio per loro, perché non è comunque un IP così tanto famosa. Forse potrebbe funzionare in Giappone. Otterrebbero più abbonati in Giappone, non ho idea, non lo so. Cerco di processare logicamente del perché dovrebbero farlo, più che altro. Perché niente, se lo fanno è con l'obiettivo di vendere il servizio e tutto. Gioco di scatole. Pello gelato. Le foglie adulte non posso piazzarle nel magazzino, quindi ce le teniamo all'inventario. Non importa. Sto facendo una tier list di tutti i Pokémon, è stata una pessima idea, ma almeno ti tengo come sottofondo. Lo so, l'ho fatta anch'io. Ci ho fatto 7 video a riguardo e 7 live. Cioè io ti regalo una cosa con i fiori di ciliegio, spero ti piaccia. PS, oggi mi è arrivato sull'isola un villager nrottato, si chiama Teresa ed è una scoiattola che piove in casa. Buono. Buono. Kimono floreale. Ah, questo è un kimono particolare dell'evento dei fiori? I fiori di ciliegio? Figo. Se questa serie dovesse esistere, speriamo che non mettano cose importanti per la trama all'interno. Dipende, se vogliono fare una storia originale. Originale potrebbe essere importante per la trama. Se vogliono fare una tipo una rinarrazione di Kingdom Hearts 1 o cose simili, con altro discorso. Per me avrebbe senso fare una serie TV. Cioè, tra tutte le cose di Kingdom Hearts, se dovessi narrarle in una serie TV, in un cartone o quello che è, come volete chiamare, avrebbe più senso fare Union Cross e tutto il mondo di Union Cross. Però, Teresa è bellissima, anche io la voglio. So chi sia. Ma Tosso Ring nelle musiche hai fatto la modalità ritmo nel sangue? Non ancora. Non ho mai sbloccato la modalità ritmo nel sangue. Per fare la modalità ritmo nel sangue devi arrivare. Devi avere tipo almeno A in una canzone a difficoltà avanzatissima. E purtroppo non ci sono mai arrivato. Sono arrivato a B più, ma mai ad A. Quindi io avrei voluto provare a fare un ritmo nel sangue, però non ci ho avuto occasione. Allora, iniziamo adesso a fare la visita.
Facciamo. Iniziamo con un tentativo da psicognomo. Se sblocchi quella modalità probabilmente muori. Deve essere la morte. Perché in avanzatissimo già era super complesso. Se ti alleni e provi a rifarlo più volte, forse ce la puoi fare, però. Comunque tosta. A meno levi giochi per cellulare che mi sono una cagata. Che. Mi son cagato il cazzo di continuare Union Cross. Sni. Perché dipende. È comunque un gioco abbastanza lungo con un sacco di roba al suo interno. Dovresti fare più stagioni. E se non fai più stagioni devi tagliare roba. E se tagli roba, alcune cose non sono più importanti. Quindi dipende. Ma ritmo del sangue, nel senso che sputi sangue dalla fatica, ovviamente. Ovvio. Il codice che io diamo dovete inviare a psicognomo. Il moderatore. Adesso faccio un tentativo per passare da lui. Io non sono mai stato sulla sua isola perché problemi di connessione. Quindi potrebbe esserci problemi di connessione. Adesso si vede. Ta. Il fatto è che non sono in pari con la versione italiana, che però so che è indietro rispetto a quella internazionale. Yep. La versione italiana. La versione internazionale. No. La versione internazionale. Forse anche quella italiana è indietro rispetto a quella internazionale. Ma quella internazionale, tra l'altro, è indietro rispetto a quella giapponese. Quindi in ogni caso sei indietro. Qualsiasi cosa fosse, saresti comunque indietro. Salve, Crossing New Leaf. C'erano solo 16 pazzi nell'inventario. È una tortura. Nope. Scogliamo, non c'è modo. Mi sa che è improbabile riuscire ad arrivare da te. Posso dargli un secondo tentativo per vedere se migliora. Dai, un gameplay su Persona 5 Scrabble quando uscirà? Non lo so. Come si chiama? Come si chiama cosa? Ah, la host. E proviamo? Ci riusciremo? No. Tanto la cambio la connessione la prossima volta e ci riusciamo. Ma di alta anche se non ho ancora i codici. Sono strozzato. Non muovimi così. Sono strozzato con l'acqua. Non posso farci nulla. Cacchi di osta è? Ah, si chiama Danger, infatti. Ecco, qualcosa di più contento. Di un minimo più felice. Dai, da qualcuno. Comunicazione online. Sempre un piacere fare questi dialoghi con Dotto Baldo. Domani che video esce? Persona. A meno che non faccia in tempo, dovrei uscirci però. Tu devi idratare, non strozzarlo. Io ti odio. Vieni da me, please. Se mandi l'ID Dodo a psicognomo, poi posso casomai passare anche da te.
Quanto sono il gioco di Hollow Knight e Shovel Knight, anche se Cuphead è su altre console oltre che sulla Switch? Shovel Knight è 4 campagne, circa ognuna da 4 ore. Hollow Knight, se fai tutto, puoi giocarci anche 60 ore, 50 ore senza nessun problema. Cuphead è... dipende quando sei bravo a giocare. Andiamo a Slavonia. Per 200k è il prezzo di Chop. È lontanissimo 200k in ogni caso, quindi potrebbe anche essere. Vieni anche da me, ma ti avverto, non ho Animal Crossing, quindi sarà difficile. Quindi ti mando l'indirizzo di casa. Ok, vabbè. Noi inviamo l'indirizzo di casa, non mi sembra una cosa molto furba. Ieri è già venuto, ma non l'hai visto a casa. Ah, quindi mi hai inviato di nuovo le ditte. Vediamo la casa. Per 300k maglietta con su scritto guardate il video update. Quindi confermato 200k al pazzo di Chop? No. Sì, ma non live. Fuck. Non sta andando bene. Sto prendendo pure frame. Oh, che cazzo succede oggi? The Pero Gamer 888, grazie al momento con Prime. In la maglietta con guardate il video update la prendo al day one. Stranissimo. Non farai più Minecraft? No. Se vista la serie di Minecraft sai che non farò più Minecraft. Devo riaprirlo. Ah, sei... è crashato a te? O a me? Perché io in questo momento stavo perdendo frame. Se non hai chiuso il gate non è un problema. Boh. Io ricontrollo e provo a rimettere il tuo ID, vedendo se posso arrivare da te. No, è chiuso RIP. Allora facciamo così. Veniamo da te dopo, provo con un altro codice, va bene? Riusciremo ad andare su una singola isola? Spero di sì. Hollywood, corretto. Potrei Paper Mario Origami Kingdom? Origami King? Penso di sì. Penso proprio di sì. Mi interessa come gioco. Ci sono persone che sono già preoccupate. C'è molta gente che è preoccupatissima dopo quello Splash. Però sembra che questo qua possa comunque mantenere un pochino di cose che non fanno impazzire la gente. I fan almeno degli originali Paper Mario. Non lo so, io spero che faccia un gioco bello. Più che altro mi interessa la cosa lì. Se poi non è uguale agli originali Paper Mario, non mi cambia niente a me. Perché non avendoli giocati non sono affezionato alla serie né nulla. Se questo qua è iniziato bene in modo interessante, basta quello per me. Stai facendo time traveling? No, mai fatto per il momento. È la serata giusta. Ho scelto la serata giusta. Tutti gli altri giorni non ho mai avuto problema. Il giorno in cui devo visitare la vostra isola non funziona nulla. Riapro. Sì, a Francescone. Ok, Francescone, te riapri. Riproviamo con il codice di freno.
Tanto ormai situazione già tragica. Vediamo se riusciamo ad andare a qualcuno. Se non riesco proprio ad andare a nessuno, vuol dire che boh. La switch infuocata, non ho idea. O Animal Crossing maledetto, non lo so. Vuol dire che non è destino. Minchia. Fino a un certo punto però. Ho trovato il numero che ti dice che i giochi di Nintendo escono nel 2024. Cosa? Salva, salva, bravo, bravo. Pindodo. Oh boy. Proviamo con Slavonia. Ci sono stati update interessanti su Summer Game Fest, l'ultima live insieme. Ci sono degli altre, delle altre conferenze programmate, sì. Sperando che non crashi. Speriamo che vada bene. La prossima conferenza è quella di Ubisoft. Quella di Ubisoft è molto avanti, non credo. Io spero ancora in quella di Nintendo, perché ci sono i rumor che dicono che non c'era la conferenza Nintendo, ma spero che non sia così. Spero che annuncino qualcosa. Perché nelle ultime notizie di Nintendo, nelle ultime dichiarazioni, hanno detto che ci saranno altre cose che usciranno quest'anno oltre a Paper Mario. Quindi vuol dire che alcune cose ne hanno in progetto, ma non hanno ancora detto niente. Poi potrebbero mentire semplicemente per tenere la gente contenta di una roba del genere. Non so per quale motivo, però ogni tanto viene fatto. Ovviamente non possono dire: no, non ci abbiamo un cazzo preparato per i prossimi 2 anni. Non possono dirlo. Ubisoft sta il 22 luglio, tipo, esatto. Sarà una conferenza solo nel Summer Game Festival? O solo quella di Ghost of Tsushima? Penso ne sarà un'altra. Quanto è lungo sto caricamento? Ci siamo! Quanti sei visto dentro cenato? Un sacco, un casino. Pieno di isole. Un sacco di isole. Se Nintendo fa il Direct non fa parte del Summer Game Fest. Ma alla fine che faccia parte o meno del Summer Game Fest non cambia niente. Dato che alla fine sono conferenze normali, esatto. Cioè, dire che fa parte o meno non cambia nulla. E poi possono decidere quando voglio di far parte del Summer Game Fest. Cioè se decidono, fino a che non hanno la certezza di fare una conferenza, ovviamente non possono dire niente a riguardo. Hello. Hello. Cosa travesti? Cosa diventi? Team Serpe Verde. Harry Potter. C'hai anche le altre case? Brrr. Ok. Q, vedo che ti piacciono molto i nomi degli abiti. I'm a princess. Completo 2. Completo 2. Posso prendere qualcosa da qua dentro se c'è niente di interessante? Io voglio liberarmi di tutte le mie ricette. Dovrei portarmele dietro. Dovrei portarmi dietro le mie ricette quando vengo sulle vostre isole. Così ve le do. Sagoma di erba. Non so se ce l'ho. Sgabello di legno di ferro, credo di sì.
Pietra da giardino basso, ne sono sicuro. Pavimento spiaggia, credo di sì. Barriera di bambù. Tavolo blocchi di legno. Sofà scatolone. Dov'è? Pietra da giardino basso, non so se ce l'ho. Ce l'ho. Prendi la barriera che la dai a me. Ah, sure. Posso prendere la barriera. Dov'è? Ah, qua sopra. Qua. La barriera di mamma posso prendere dalla psicognomo che la sta cercando da un po'. Il resto ce l'ho. Purtroppo. Mi piace comunque il pavimento fatto in questo modo qua. Ha messo il tipo di pavimento normale, standard del gioco, e ci ha messo una texture particolare attorno per fargli dei bordi. È una cosa che ho visto fare e mi piace. Ci sta come cosa. Andiamo avanti. Non sai che non ci avevo mai pensato di mettere il seme sopra un tavolino per rappresentare tipo la piantina posizionata? Non ci ho mai pensato. Dove stai andando? Un po' su e giù. Mi crea il panico. C'è la macchina del zucchero filato. Credo non credo di avercela. Non saprei dove metterla. In ogni caso. Facciamo Mirko e Marco. Cosa mi dicono Mirko e Marco? Cosa mi vedono di particolare? Ha un tavolino bellino, maledetto. Sì, non ci sono molti tavolini nel gioco da trovare. Cioè, non so quanti tavolini ho per il momento io. Posso comprarmi un'insegna di exit? Hai delle pareti e cose del genere belle da prendere? Muro tenda di perline un po' tosto. Hai praticamente le stesse cose. Abbiamo un negozio uguale. Ha pure un mappamondo con i colori sensati. È un mappamondo con i colori sensati. Aspetta che lo compro. Io ho il mappamondo quello beige. E ho il mappamondo blu. Non anche quello normale. Qual è il gioco preferito? O Sekiro o Monster Hunter? Dove stiamo andando adesso? Dove scappo? Qua abbiamo il campetto da calcio. Mi sembra giusto. In realtà queste sedie qua sono pure utilizzate bene per questo campetto da calcio. Perché molto spesso ce le vedi. La zona a tema Pasqua, quella non te la condivido troppo, eh. Non la condivido al 100%. Qua c'è fuori la cosa Girolamo. In realtà c'è un fossile. O il fossile o il cadavere di qualcuno nascosto dietro la casa. Però non lo so. Puoi prendere lo schema dello sgabello e legno ferro per me? Sure, nel caso si può prendere. Bello! Questa è una cosa che voglio fare anch'io. Mi piace un sacco tutti i trofei all'interno del gioco. Questo come lo ottieni? Questo qua con la casetta fatta in questo modo come lo ottieni? Perché non ce l'ho. Io ce l'ho tutti gli altri. Però mi manca quello lì. Non l'ho mai visto. Sì, la casa è fatta bene. È molto particolare. Mi piace un sacco anche quello del con i disegni di un sacco di artisti. Boy. Che significa boy? ABC? Devi avere un rating molto alto dall'ABC con la casa pregradata al massimo? Non lo so. Devi riempire la casa di oggetti. Devi avere un rating molto alto. Ok, allora cercherò di farlo. Adesso che lo so, cercherò di farlo. Ma non so se ci fosse quel trofeo lì. Immagino ci sia anche il trofeo d'argento e d'oro. Per quello era di bronzo. Questa qua è una stanza molto rosa. Tanto che sta bambola qua per me è super creepy. Non ce la riesco a vedere. Però per il resto è fatta bene. Quello... Ah, sì, ce l'ho. Questa sedia qua è bella. Non c'ho questa sedia qua. Nice. C'è pure la mini cassaforte qua dietro. Mini. La cassaforte qua dietro. Devi riempire gli oggetti di casa. Ma ha senso, ci sta. Potrebbe benissimo essere. Guarda la mia sedia, aiuto.
È per questo che è un buon oggetto, perché è un oggetto che utilizzeresti nel mondo reale. Sai che è un oggetto buono in Animal Crossing se ti viene da pensare, ehi, quello ci sta bene in casa. Tipo, per questa ragione, gli oggetti del Bunny Day non funzionavano. Questo qua è una cucina, cucina. Sarà un bagno molto semplice. Ho visto gente fare delle cose assurde con i bagni. Io ho delle idee particolari per i bagni. Questo qua ci sono oggetti facili da ritrovare. Vedo che non ha fatto cose assurde dove... Immagino non abbia fatto time travel. Perché gente che fa time travel riesce a tenere un sacco di oggetti super particolari e velocizza il tutto. Quindi qua vedo oggetti che all'incirca c'ho anche io. Sono cose che si riescono a prendere. No, ok, infatti non hai fatto time travel. È fattibile con le cose che hai per il momento. Questa è molto tosta come stanza. Credo sia il pavimento grazioso e la carta da parati graziosa. Mi piace un sacco questo tipo di tavolo qua. In realtà in generale gli oggetti cinesi sono mi piacciono un sacco all'interno del gioco. Solo che non so se... Oh, carissimo. Non so se i cinesi quando mangiano sui cuscini. Credo sia più una cosa giapponese, credo. Non lo so. Non è vero. Però molto tosta come stanza. Se fosse nel mondo reale, la stanza del genere è un po' troppo rossa. Però nel caso va bene. Abbiamo pure un sopra e un sotto. Sono muy a bullshit. In realtà si possono mettere tutti gli oggetti del gioco senza time travel. Basta soltanto usare Nuka Zone e comprarli da lì. In che senso? Devi comunque averli trovati prima. Ah, Nuka Zone. Vabbè, Nuka Zone è un altro discorso. Sta qua una stanza con dei vestiti sulle pareti. Ah, questa è proprio la stanza per creare tipo metà stanza è per fabbricare vestiti, mentre l'altra metà della stanza è per concerti, diciamo, per fare musica. Perché RPG femmina? Perché mi piace. Vai giù. Oh. Perché sempre femmina in tutti i giochi? Perché mi piace. Ti mancano gli altri pezzi del ring. Però ci sta benissimo. Non sapevo ci fosse una parete del genere. What the fuck? Perché c'è questo tipo di parete? Devi mettere gli altri pezzi del ring per forza. Che sketch. Pure in pixel art. Buono comunque. Adesso che ho scoperto quel... Mi piace un sacco anche il trofeo del... pesce... del Marlin sulla parete. Quello mi piace un sacco. Non so come si ottiene. Però adesso devo cercare di ottenere i trofei della casa. Perché mi sono piaciuti un sacco. Vedi? Ma che bello! Ma questo Gulliver mi piace averlo sull'isola. Mi rendo un sacco contento di avere Gulliver perché ti può inviare anche cose del genere. Queste cose voglio fare anch'io. Probabilmente da qualche parte. Mi piace un sacco l'estetica del pavimento fatto con le texture personalizzate. Per dare l'idea di un ortaggio. Per dare l'idea di un ortaggio. Per dare l'idea di un... orto. Mamma mia. Mi veniva ortaggio, non mi veniva orto. Questa è la zona per i bambini. Mi piacerebbe tantissimo poter personalizzare anche il lato degli oggetti. Cioè il lato delle zone. Perché avere la sabbia così e non poter personalizzare il lato della sabbia mi fa strano purtroppo. Non lo so. Mi piacerebbe poterlo personalizzare anche quello lì. Gabriele, sono qua. Tu uomo scemo scemo, tu da me gomma gomma. Non vedo da non so quanto tempo una nota al museo. Ah, aspetta, devo prendere per fan ho lo sgabello, ma non mi ricordo come si chiamava. Sgabello di Nefero, lo so. Okay. Ma sei ancora amico di Poké Strongs? No. Ho perso Gabriele. Dov'è Gabriele? Gabriele! Dove sei?
Sono dalla tizia rosa, ok. Ah, qua dentro sei entrato. Ecco perché non lo vedevo. Chi è Tonks? Non lo so. Oh mamma mia. Perché è vestito così? Ah, erano dei villager supereroi. Lui è vestito di rosa. Ma se l'avessi vestito te di rosa. Ma in effetti la sua casa è rosa, quindi ci sta che sia così. Tanto, una cosa che ho scoperto che mi fa stranissimo e non è per nulla una buona idea. Ho scoperto che se tu inviti un PG, un abitante sulla tua isola, quell'abitante lì ha appunto una estetica della casa particolare e ha degli arredamenti interni speciali per un determinato abitante. Quindi se io invito Raimondo alla casa con la zona da lavoro, con tutte le cose organizzate come la casa di Raimondo. Ma se hai Raimondo come uno dei tuoi primi 5 villager, essendo che lo guadagni attraverso delle missioni della storia e devi te personalizzare la casa, lui non potrà mai avere la sua casa personalizzata. L'unico modo per fargli avere la casa personalizzata è cacciarlo e facendolo ritrovandolo a casa sulle isole. Cosa che è tremenda. La ricetta cosa? Che succede? Ah, che stava craftando? Giusto. Quindi tipo io c'ho Cocca, Ercole, Rododea e Franco, che hanno la loro casa standard e non possono avere la loro casa personalizzata. E l'unico modo per fargliela avere è cacciandoli. Dimmi cosa stai facendo. È una sedia. Sedia mela. Ce l'ho già. Ehi. Un altro dei limiti fantastici sensati di Animal Crossing, visto? Cioè, non capisco perché. Perché anche tipo la casa di Ercole e Cocca inizialmente erano delle tende, ma poi vengono upgradate per diventare la loro casa. Una vera e propria casa. Però hanno dei mobili standard. Perché tipo dopo un mese di gioco non fanno un secondo upgrade e non gli diventa la casa personalizzata che dovrebbero avere normalmente? Non lo so. Cioè, è quasi un svantaggio. Cioè, logicamente, se vuoi avere proprio le cose al massimo della bellezza e vuoi avere tutto personalizzato, i tuoi primi 5 abitanti devi buttarli via. Per forza. Inviti persone che non te ne frega nulla e devi mandarle via. Cioè, è strano. È una scelta molto strana. C'è un canguro. Canguri non l'avevo ancora visti. Ma quindi i canguro sono due abitanti per uno? Non è un abitante, ne è due. Huh. Che sketch. Questo è il cimitero? Tanto ho visto fare una cosa carinissima con il cimitero, con la lapide. Non so se voglio farla sulla mia isola. Però mi piace un sacco. Qua c'è la sua casa. Vedo comunque che non raccogli i fossili, come mai? Hai già tutti i fossili e non te ne frega più niente? Sono le cangure femmine. Ok, ci sta. A tutti i fossili, quindi non gli frega più niente. A me ne mancano 3 di fossili. Rip. Cosa con la lapide? Puoi fare diciamo una di quelle cose che c'è in Breath of the Wild, dove è i mini puzzle dei Korok, che di solito i puzzle dei Korok hanno un pezzo di roccia dietro con davanti un'altra roccia e ci sono delle mele, dove se ci metti un tot numero di mele ti danno un da dove si esce? Da qua. Ti danno un premio. E puoi farlo tecnicamente con la lapide giapponese e davanti uno sgabello di pietra. E sopra ci metti le mele. È una cosa carinissima, è che ti pure poco spazio. Koguro, non Korok. Korok è in inglese, credo. O in italiano, non lo so, uno dei due. Il gorilla ha detto Shaiyo. Perché il gorilla ha detto Shaiyo? Davvero? Non l'ho visto. Lo sarà tutto per l'isola? Ho visto ogni cosa? Io voglio metterci le banane lama. Abbiamo visto tutto? Ok. Grazie del tour. La vita fa schifo. Ottima bandiera, complimenti. Il chino. Ti lasciamo. Appunto, stasera controlleremo le vostre isole. Quindi se c'è qualcuno che vuole farmi visitare la propria isola,
Aprite con il gate, create il pin dodo e passate la psicognome. Adesso se riesco a passare dall'altra isola che ho provato ad accedere prima, adesso che sta funzionando internet, perché prima abbiamo avuto mille problemi, vediamo che se riusciamo a fare tutto. Mi piace la bandiera. La bende sull'occhio e mi tringa, mi sembri un pirata, il che sta bene con il titolo della live. Non mi leverò mai la banda sull'occhio. Io non capirò mai perché devo guardare una cutscene per questa cosa. Ciao Franco. Dimmi di chi è l'isola che la tolgo da lista, non facciamo casino. Quella di prima era l'isola di Gabriele. Adesso andiamo a controllare l'isola di Francescone. Come si fa a psicognome il codice? Tramite messaggio privato su Twitch. Ho quasi 100.000 miglia. Voglio arrivare a 100.000 miglia. Sono così vicino che non voglio... che le voglio ammontare. Perché è sta canzone? Ma la intro quando registra inquadri il gorilla. Intendi usa come intro il gorilla? Ah, non c'è bisogno. Comunicazione online. Libero alimentare prima di partire. Sono già abbastanza libero. Cioè, adesso so che ogni tanto scrocco qualcosa, ma non credo di scroccare talmente tanto da dovermi riempire l'inventario in questo momento. Vediamo. Ok. Dai che ce la facciamo. Hollywood. Dai che ci riusciamo ad arrivare stavolta. Su Hollywood. Puoi chiamarla anche Hollywood. Ne accetti in più, portali dietro le puoi regalare. Fuck. Giusto. Devo pensarci. Ci ho pensato. L'avevo detto prima, non mi è venuto in mente. Ha detto quella parola che mi ha fatto morire. Sono contento. Non c'è tempo di fare una intro un pochino più complessa, la faccio. Non era complessa quella lì, però era un minimo studiato. C'era una logica dietro. Ci sono delle intro dove faccio del tipo, show you, a caso. Ogni volta che ho dei manga nel background mi ricorda il momento della live di Dario in cui si è triggerato vedendo Bleach, lol. Sì, che poi non mi piace neanche a me Bleach. Ehi! Mamma mia, questo è fatto bene. Hollywood. Attenzione. Se l'hai fatto bene come iso. Hello! Che ti è successo? Cosa sono queste ferite di guerra? Abbiamo stesso taglio di capelli e lo stesso colore dei capelli. È una versione del futuro di me. Questi sono free. Cosa sono? Devo prenderli per forza, non posso controllarli così però. Scaffale di bambù. Scaffale di bambù ce l'ho? Sì. Te lo rimetto qua. Controlliamo se c'è qualcosa di interessante. Muro canetto di bambù, credo di avercelo. Yes. Set per cottura vapore ce l'ho. Me lo ricordo perché l'ho craftato.
Bacchetta bambù ce l'ho. Sono tutte cose a tema bambù? Scatola sorpresa tema bambù. Tutte cose a tema bambù. Vediamo pure se c'è qualcosa dentro il negozio di Mirk e Marco. Ho il jukebox se vuoi. No, non c'è bisogno, credo. Forse ce l'ho anche già il jukebox. Che dove ce l'ho già? Non lo so. In ogni caso non so dove metterlo. Hai dei bei, delle belle pareti? Muro salate orientale, non credo di utilizzarlo, ma è bello, quindi lo prendo. Tante cose sono molto simili comunque. Sembra sempre di vedere gli stessi tappeti e gli stessi pavimenti, stessi pareti. Ogni volta che vedo che vado da Mirko e Marco, anche sull'isola degli altri. Hello. Allora, vogliamo iniziare il tour dell'isola. Dove vogliamo vedere? Bello. Qua mi sa che lui ci ha messo. C'è stato parecchio a fare il. L'isola è tutto, vero? Mi sa che si è impegnato parecchio per farla. Mi piace moltissimo anche il. La fontana con il pattern attorno. Tutto particolare con. Tipo le foglie così. Hai un trofeo di. La mantide. Un trofeo di questa farfalla qua. Hai una zona tipo. Zona archeologica qua al lato. Una testa di T-Rex. Manca il resto del corpo, ma va bene. Qua c'è il museo con il simbolo davanti. Bellissimo il simbolo, mi piace. E anche le cose illustrative per spiegarti cosa sono i pesci, gli insetti e roba simile. Quello è molto carino. I funghi mi hanno passati. I funghi sono di un evento nell'emisfero meridionale, giusto? Non credo si possano ottenere molto attuali da noi. Sono belli però. Questa è la zona campeggio. Mi piace anche tantissimo queste luci qua. Perché ho visto che se non sbaglio puoi craftare delle luci a forma dei frammenti e piazzare da qualche parte. Credo. Poi potrebbe essere fosse stata prospettiva ed era più vicino alla telecamera. Perché tu ci siano delle luci con quell'aspetto lì? Io non ho praticamente niente per l'esterno. Questa sala qua è molto curata. C'è un sacco di roba differente. Qua c'è tutta l'entrata con la cascata gigantesca. Sì, ci sono, ok, ci sono. Perché erano molto carine. Speravo ci fossero, appunto. Qua ci sono le case degli abitanti. Là c'è una zona per il rock climbing. Ok, qua ci sono due case e due abitanti. Che abitanti hai, tra l'altro? Hai Ursula, Vittorio, Renato, Meringa, Carlotta, Ernesto, Arturo, Rossanna e Scott. Scott dovrebbe essere famoso come abitante. Credo. Belle le zolette di zucchero. Le stelle sono proprio stelle. Sì, sì. Quelli l'ho visto che erano proprio stelle. Però credo ci sia anche il crafting perché ha delle luci a stella. Meringa l'ho anche io, troppo carina. L'unica cosa che mi trigger è che hai messo il un albero qua in mezzo. Dovrebbe essere secondo me un pochino più alato. Perché sulla strada mi dà fastidio. Non dà problemi perché non ci può passare. Però è tipo, ah, ma lì ci dovrebbe essere la strada. Non ci può essere sopra l'albero. L'entrata del museo è comunque molto bella. Oh, si passiamo dietro. Questa è una canzone di Moda 3. Ok. Molto bella anche questa casa qua. Beh, oh, questa è una panchina? Questa è una panchina bambù? Ma che palle, perché non c'ho... Perché non c'ho le panchine bambù? Oggi ho inviato Raimondo. Inviato in che senso? Ho invitato, forse ha scritto. Non lo so. Bellissima la luna. Qua abbiamo il cimitero con i fiori e con la lapide giapponese e tutto. Oddio. Alza la visuale. Oh, c'è Godzilla. Interessante. Dove sta Godzilla? Qua ci sono gli gnomi. Il villaggio degli gnomi con le piccole casette.
Mi sembra giusto. Ovviamente. Tra questa qualità nell'aria dove salta fuori, non ti preoccupare. Ti prometto che in futuro non ci sarà. Seconda casa. Ho visto che c'hai due abitanti, no? Hai due... due villaggi... due... sì, due abitanti in questo mondo qua. Sono entrambe decorate oppure no? Immagino di no. Ah! Beh! Beh! C'è comunque un sacco di roba. C'è una singola rapa. Adesso gliela rubo, non si possono prendere oggetti in casa. Beh, comunque è bella piena anche questa roba. Mancano ancora gli altri upgrade, però. Attenti, sei preoccupato, esatto. Non ti preoccupare. Dove sei scappato? Anemoni bianchi. Perché hai messo tutte le anemoni per terra in questo modo qua? Cosa rappresentano? Non mi viene in mente. Ah, quindi una cosa si fa. Non lo sapevo io. È bellissimo mettere i germogli di albero così. Qua c'è il... la piantagione con tutti gli alberi. Io penso di non farlo alla fine. Ci avevo pensato per un bel po' di tempo se farlo o no, però non penso di farla. Qua c'è una zona un pochino più tipo città. Con strade vere e proprie. Con le linee e tutto. E sono dei letti, ovviamente. Tra l'altro si dovrebbe accendere pure la luce quando sei sul letto. E fa... Salve. Lei è Cirano, ma... viola strano. Viola verde strano. Bello. Questa è una cosa che voglio fare anch'io. Ho visto che c'è un'altra cosa super carina da fare questo qua. Perché vedete, questo qua, con un po' di prospettiva, messo così, può sembrare una mini scaletta. Questo pavimento personalizzato. E puoi anche fare il semplice... una scaletta in un singolo punto. E puoi fare degli altri... design personalizzati che sembrano sopraelevati per dare quel senso di, diciamo, un piccolo rialzo. È una cosa che mi piace un sacco, che voglio fare in futuro, però devo decidere di farlo. Ok, questo è un ponte improvvisato. Mi sa che sei al limite dei ponti, probabilmente. Forse è così. No, dove è la tua casa, tra l'altro? Abbiamo visto un sacco di case di abitanti, ma non ho ancora visto la tua casa. Non ho neanche intervistato da distante. Io non c'ho ancora il crafting della papera. Voglio il crafting della papera. Questo qua è per caso l'oggetto dell'ariete? Non ce li ho. Non li ho mai avuti. La tristezza. Mi piacciono le capre come abitanti, comunque. Sono belle. Ti piace la coffin dance meme? Sì, mi piace. Mi fa fare haha. Funny haha. Qua c'è un sacco di cose per il combattimento e per la guerra. Come mai? Devo preoccupare? Questo è bellissimo. Di fare tipo libreria all'aperto in questo modo qua è pazzesco. Dovresti personalizzare. Lo sai già benissimo te. Dovresti personalizzare quello lì per non avere un pezzo bianco a caso. E per fare in modo di avere il tutto più specifico. Tipo personalizzare il pezzo bianco per sembrare dei libri, roba simile però. Immagino che lo sai benissimo anche te. Potresti anche semplicemente tornare alla libreria. C'ha una ragione di sicuro. La coffin dance ti fa buttare fuori l'aria dal naso, esatto. Qua c'è ovviamente la piscina vaporwave. Hai una... questa è la da Gulliver? Questa è la da Gulliver? La ballerina della Hawaii? Questa è la casa? Ok. Questa è l'entrata. Vediamo com'è la casa. Così ha un sacco di stili diversi, I like it. Secondo me va bene, se non vuoi allargare la tua isola, visto che c'è comunque un sacco di spazio, ci può stare. Questo è uno delle pareti più belle, secondo me. Questa la sto cercando, io spero di trovarla prima o poi, perché mi piace un sacco questa parete qua. Wow! Si è seduto sul nulla per un attimo. Fai i tuoi giri, ok. Vai, vai. Guarda. Allora. Questa è la stanza da letto. Molto chill, molto tranquilla. Con un po' di luci qua attorno. Con gli attaccapanni. Cosa ci sta? È semplice ma funziona, secondo me.
Questa cos'è? È un coso per disegnare? Retro illuminato? Ah, ma senti sì. Sta bella comunque questa stanza. E per me tutte le stanze sono state belle. Posso venire da te? Yes! Posso... Oggi visito le vostre isole. Quindi sì. Realistica la camera. Sì, è realistica. Questo è il bagno. Non è molto comodo personalmente per la sabbia in bagno. Non credo sia la cosa più... più divertente del mondo. Perché poi quando esci dal bagno trascini tutta la sabbia nel resto della casa. Bellissimo questo qua. Lo scarabeo con fatto d'oro, bellissimo. Piace un sacco. Come sentiamo lo scarabeo sto cuore d'oro? È un crafting o è... non lo so. Ruba lo scarabeo. E questa invece è la cucina. Cucina anche questa qua, molto realistica. Potrebbe esistere veramente una cucina del genere. C'è un televisore là in cima, cosa che personalmente troverei molto scomoda, perché non c'è modo di vederlo e è sopra la finestra. Però se no dove lo metti? C'è anche il tostapane. Non credo che c'è il tostapane così. Ah, forse ce l'ho. Se non c'è non con il pane che esce fuori. Forse basta cliccarlo per tirare fuori il pane. Non lo so. Piace anche un cucino. Serve il crafting, ok. Per lo scarabeo serve il crafting, ovviamente. Ma questo qua? Quel terrario appeso al muro? Si può fare con ogni terrario oppure devi trovare un crafting particolare? Perché io ho il terrario, ma non so se si può attaccare alla parete. Vuoi venire da me? Se inviate l'ID del Dodo a psicognomo, poi passo anche da voi probabilmente. A meno che non finiamo il tempo. Questa è una stanza più... tipo laboratorio? Con crafting... vedi cos'ha il terrario? Terrario. Very nice. Entrare da muro è un crafting, cavolo. Speravo. Ehi! Non posso raccoglierli purtroppo. Anche se fossero. Se fossero nuovi non posso prenderli. Perché il gioco funziona così. Saprete qua non so se ce l'ho. No, non mi sembra. Un'altra, ma non credo questa. E questa qua è la casa. Nice. Usciamo. L'unico oggetto d'oro che posso creare è lo scarabeo dorato. Il gioco mi odia. No, è bello. C'è di peggio, te lo dico. C'è di peggio. Salve. The end. Grazie mille del tour da tua isola. È molto bella. È fatta super bene, un sacco curata. È fatto pure un buon utilizzo degli oggetti personalizzati, dei design personalizzati. Sono un sacco di stili diversi. Non hai fatto una cosa monotema per tutta l'isola. Che so che alcune persone non piace avere diversi temi differenti, però a me va benissimo. A me piace. Sapete che sto facendo le isole tutte con un aspetto differente, quindi per me è una cosa che secondo me funziona. Perché hai partito la canzone? È una variante? Ti saluto. Grazie mille per tutto. Vediamo la nostra isola. Migliore isola fino ad ora, IGN 10 su 10. Questa è molto bella. Ho già degli altri codici preparati? Mi sembra di sì. Yes, oddio. Ne ho un po'. Perché ci sono queste canzoni in modo da 3? Ok. Ricordati le ricette, adesso prendo le ricette. Prima di fare il giro... metto le cose che abbiamo nell'inventario da parte e prendo un po' di ricette. Così se qualcuno avesse bisogno di una ricetta gliela posso dare.
Grazie per essere passato, è stato un piacere. Guarda, è bella questa isola, non l'ho mai vista. È così nuova. Un'altra tour. Allora, metto da parte gli oggetti che dobbiamo appunto tenere da parte. Quindi la sedia a mela non credo ce ne sia bisogno, però questi invece sì. Metto il bampamondo per terra perché sì, e metto questo qua per terra perché sì. Allora, io sono pieno di ricette, proprio ne ho tantissime, quindi cercherò di non prendere doppioni almeno. Tappeto di bambù scuro. Specchio a tavolo di legno. Berretto ciliegia. Boomerang. Flauto di panno. Mucchio di foglie verdi. Lapide giapponese. Gong. Invia prima le ricette a me e psicogliamo così non ti confondi. Ah, non mi confondo di sicuro. Scatola a sorpresa di bambù. Gong. Gong c'avevo già uno. Ho due gong qua o tre, non mi ricordo. Ci sta? Scivolo per spaghetti, ce l'avevo già? No? Ok. Facciamo uno scivolo per spaghetti, flauto pan ce l'ho. Teiera semplice. Pompa dell'acqua. Pompa dell'acqua ce l'hanno tutti. Set di scatoloni medi, non ve lo porto neanche. Cioè, ve lo porto, eh. Se qualcuno lo vuole, io lo do. Però è orribile. Come vestito pesca, vabbè. Cibo per spaghetti. Vestito pesca. Letto singolo di legno, quello potrebbe essere carino. Mensola di ferro, questa è bella. Barile, questo è bello. Sagano di collina, sure. Tavolo da cena tronco. Ok. Queste sono le ricette che mi porto dietro. Adesso passo da qualcuno di voi. Se c'è una ricetta che vi interessa e che volete avere, la passo. Ok, adesso c'ho un pochino di isola da controllare. Abbiamo già un backlog. Dimmi da chi passi. Adesso provo a passare da Storn. Credo, sì. Scrivo in privato. Per inviarmi l'ID per venire sulla vostra isola, passate la psicognome. La metti pindolo. Da che sito? Twitch. Scrivi un messaggio in privato. Posso fare un comando annuncio? Sure. Riusciremo a partire? Oh, sono paranoico. Dopo l'inizio della live sono paranoico. Forse in futuro se lo facciamo dovrei creare un documento Google, non lo so. Ma con un documento Google, anche se poi rischiate di non aggiornarlo o di dover chiudere il gate per poi riaprirlo, è un casino, non lo so. Vi dico, sono ancora all'inizio, non è un problema. Se c'è qualcosa che mi fa vedere, lo vediamo. Se invece la maggior parte della roba di Cina non è importante, facciamo un salto veloce da te e poi chiudiamo, non è un problema. Cioè, chiudiamo, passiamo ad un'altra isola. Mi piacciono comunque l'host di Madre 3. Sono carine. Ci sono delle scelte particolari tipo questa. Però per il resto è fatto bene. Che sta succedendo? Che è successo? Hello! Salve!
Posso mandare un ND di Super Mario 2? Yes. Cioè non qua. Scrivimelo sotto un video di Mamma Mia 2. Salve. Hello. Aspetta. Piove. Piove. Ciu. Cosa vuoi farmi vedere? Se non vuoi farmi vedere tutto perché l'isola è ancora in lavorazione, va benissimo. Sì, ci sono tipo gli alberi qua davanti, perché mentre sta spostando cose, quindi ci sta. Oh, fontana di bambù. Ah, è un show questa qua, è vero. Vuoi di Minecrafting, tra l'altro? C'è qualcosa che ti interessa di particolare? Faccio così. Se vedi la live e c'è qualcosa che ti colpisce, che ti interessa, la passo volentieri. Hai detto qualcosa? Non ho visto, c'era il mio... la mia scritta sopra. Gong lapide. Oh, sure. Sono pieno di gong. Allora, lapide giapponese. Il gong. Visto? Non scrocco soltanto, do pure gli oggetti anche io, avete visto? Va che bravo. Va che bravo. Controlla Nook Phone ciò che ha detto. Uè, ce la canto. Ha detto ce la canto. Che bravo ragazzi, visto? Non è che sono cose che ho già e che mi devo liberare in qualche modo. Hai fatto vedere la casa, volentieri. Hai fatto tanto il primo upgrade per... no, il secondo upgrade per il momento ha fatto. Siamo a 50 prestiti regalati. Allora, sì, è molto semplice comunque. È più, meglio decorato di quello che ho fatto mai io, perché io ho sempre avuto un casino in casa. Ho sempre avuto il caos completo. Ah, quella tazza lì è personalizzata con il simbolo. Dicevo, dove si tiene quel simbolo lì? Ho detto, no. È la personalizzazione, lo tenete dopo. Questo è il bagno. Anche se è molto semplice, ovviamente gli manca di oggetti. Quello non ce l'ho. Quello è bellissimo. Per il bagno è ottimo il... l'appendi asciugamani. Andiamo di qua. Manca solo 48 per faccia. Ci riusciremo prima o poi, dai. Se la sala da letto. Questa ha molto senso come sala da letto. È logica. Ci sta benissimo. Vabbè. Buah. Vuoi che ti spedisca la porta asciugamani? È un crafting o è un oggetto? Se è un oggetto che si può comprare dal catalogo Nook, volentieri. Se è il crafting, mi faccio poco, purtroppo. Oggetto. Allora, volentieri. Perché così almeno lo metto nel catalogo e posso ricomprarlo nel caso bisogno. Pensa un sacco. Te lo do. No, 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 non c'è bisogno. Non ti preoccupare. Tanto anche io sto facendo un'idea simile alla mia con l'isola. Ha fatto tante separazioni con con i fiumi. E ha creato praticamente delle isolette. E ha come abitanti Acciuga, che è un uccello, Ofelia, Gelinda, ha un robot che è Frankie, ha senso con il nome, Dina, Rinaldo, Massimo, che è una rana con la mascherina davanti, Serena, Kinga e Furio. Oh, grazie. Se lo prendo nell'inventario e lo restituisco, me l'ha catalogato o portarlo fino a casa? Credi di poterlo di nuovo lasciare, no?
Giusto? Sì, catalogato, ok. Lo devo tenere? Vabbè. Beh, scusa. Oh, hai freddo. Potrebbe anche essere quello lì. Scusa, aspetta, se hai freddo ti faccio un altro stenuto in faccia, ok. Prendi, ok. Grazie mille. Così abbiamo pure catalog. Avevo messo nel catalogo quello. Hello. Anche qua lo vendevano? Anche qua vendevano le pareti. Ma what the fuck? Perché non mi sono mai reso conto? Perché ho organizzato così? Aspettare qualche secondo se non sbaglio. Poi mi si è inventato per un attimo. Adesso l'ho ripreso in ogni caso, quindi. Cat ha logato. C'è qualcos'altro che mi vuoi far vedere? Per selezionare il catalogo, controlla la ricerca nel catalogo. Sempre che tu l'abbia come app nel telefono. Non ce l'ho ancora come app nel telefono. Devo ancora comprare abbastanza cose. Qua ci sarà il ponte. Questo qua è il campsite. Carino. Manca ancora una strada o altro. Però mi piace. Non so se c'ho il tronco messo così io. Però anche voglio fare delle cose del genere con il mio campsite. L'unica cosa che ti potrei dare da consiglio per questa zona qua è che forse è un po' vuota e ci potrebbero stare un paio di alberelli. Proprio due. Uno qua a destra e uno a sinistra forse. O forse dietro. Giusto per avere degli alberi in questa zona qua. Perché è l'unica cosa che manca. È in programma? Ok, grazie. Già che ci sono, do consigli. Dico quello che penso potrebbe stare bene secondo me. La cosa che mi piace del campsite è che quando non c'è nessuno nella tenda è un po' vuoto e bruttino da vedere. Ma è finito lui? L'ho scappato. Ecco qua. Non lo so. Sì, perché non compare la tenda tecnicamente. Se vuoi prendi i fiori. No, i fiori sono a posto. Non ti preoccupare. Va benissimo così ormai. C'è qualcos'altro ci vuoi far vedere? Oppure è tutto ancora work in progress? Ah ok, grazie a visita. C'è ancora un sacco di lavoro da fare, è palese. E mi sembra che tu abbia fatto un'idea simile alla mia. Vedo che stai... Probabilmente hai spostato pure le case di alcuni abitanti recenti. Che sono ancora dei pezzi da mettere a posto, forse? Ah no, sono delle cascate! No. Da distante non lo capivo. Da vedere così non lo capivo che è una cascata. Però secondo me può venire bene. Non esiste idea, quindi. Ci può stare. Grazie mille della visita. Ti spedirò dei regali. Va bene. Torniamo alla nostra isola. Allora. Adesso che abbiamo visto pure la sua... Andiamo a visitare la prossima. Io penso che non riusciremo a farle tutte comunque. O ci mettiamo un limite di tempo e cerchiamo di farle in fretta. O non ce la facciamo. Soprattutto con online che è così fast. Sì. 21:49 ora locale, grazie. Quante isole rimangono? Ho ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 codici. La posta da controllo dopo, adesso continuo a visitare le isole. Online in super speed, vero?
È impressionante quanto sei efficiente online. Sono stanzato di nuovo. Oddio. Non so più bene. Vogliamo. Andiamo qua tutto airlines. Muoio. Buona qualcuno. Comunicazione online. Ricevuto. Fai altri restaurati turistiche, sono molto simpatico. Non lo so. Se piacciono volentieri. Oggi l'acqua ti vuole male. Oggi le cose non vanno bene. Sempre solo problemi. Sono andato a letto tardissimo. Non so perché non ti metteresse, ma non ti metteresse. Forse perché sono un po' stanco adesso, non lo so. Reddiland, andiamo da Reddiland. Questa qua è l'isola di Gino Pippo. Oggi che si strassa definitivamente. Spero di no. Spero di non strozzarmi definitivamente. Vola da Edoardo, Edoardo. Mi voglio bene. Non vedevo l'ora di volare con voi. Il titolo della live è scritto solo l'aeroporto. Qual era il titolo? Cosa ho messo? Non mi ricordo neanche più. Non è duro lavoro e non è onesto. Ci sta. Buon titolo per la live. Non ho mai visto nessuno annunciare di strozzarsi mentre si strozza. Lo so, sono bravo, che ti devo dire. Niente, poi ci sono queste canzoni qua all'interno della nostra di Motor 2 dove dura 2 secondi e basta. Questo è un sacco di fiori e un sacco di alberi per il momento come isola. Abbiamo una bottega di Nook. Che manca poco, potremmo andare a visitare per vedere se c'è qualcosa di particolare prima di fare altro. Non ti preoccupare, mi raccomando, non troppo acqua che poi ti appesantisci. È vero. È una buona idea fare attività fisica con la pancia piena d'acqua. Benvenuta a Reddiland. Grazie. L'entrata è molto carina. Giusto per farlo vado subito alla bottega perché sennò da 2 secondi chiude. Non posso essere niente di particolare. Dacep. Corretto. Grazie al moneta con Prime. Oh madame. Ma quella roba lì. Hai dei mattoni neri. Hai il ferro dorato. Il ferro dorato mi piace. Però ce l'ho già. Le altre cose ce l'ho. Mia nonna da piccolo mi diceva di bere poco perché sennò non avrei avuto appetito a pranzo. È vero. Posso comprare questa cosa qua? Non so se la utilizzerò, ma il pezzo angolo mi manca. Ho il pezzo dritto, ma mi manca il pezzo angolo. Nel caso lo compro, poi te lo do te. Questa piscina qua non so se ce l'ho. Costerà un sacco, immagino. Però non mi fa impazzire esteticamente. Uff. 30.000. L'altro è bello che nel... quando sei sull'isola di un'altra persona non puoi avere accesso al tuo stellomat. Quindi se io avessi scoperto che la vasca costa 130.000, devo andarmene, prendere soldi a casa mia e tornare fino a qua. Non è il massimo. Ne ho tutti i divani, allora va benissimo. Il divano angolo è bello. Se non sbaglio ho anche il divano dritto nero. Che potrei fare tutto un divano nero ad angolo in questo modo qua particolare. Vediamo. Cosa hai fatto su questa isola?
Ha fatto la zona sulla spiaggia con tipo il tiki bar e il procione che vende qua. Mi sembra giusto. La zona in cui rilassarsi. Ci sta. Ciao Mister Codino. Grazie, grazie. Ti piace? Ti mando una foto, Fro. Ti mando una foto di me che oggi mi sono levato il codino dopo 2 giorni che ce l'ho in testa il codino, eh. Dimmi cosa ne pensi. Qua c'è tutte le case degli abitanti. È fatta una tipo una zona residenziale, sì, la zona case. Ti piace la foto? C'è il simbolo con il gatto. Che abitanti c'hai, tra l'altro? Hai... Questo ha gli occhi da Chop! Questo ha gli occhi da Chop! Sembra quei ragazzi inglesi con i capelli rialzati che si chiamano Karen. Sure. Poi c'ha gli occhi da Chop. Gli abitanti sono belli comunque. Cos'altro ci abbiamo da vedere? Qui sto spostando. Ok, ok. Ci sta. Ah, lì è in costruzione. Quindi ci ha messo quelle cose in quel modo. Va bene. Mi piace le zone esterne con la chitarra per terra e con la sedia a dondolo. Questa è casa tua. Con il canguro qua per qualche ragione. Questo qua è l'altro canguro femmina. Kit via dalla mia proprietà. Posso entrare? Ah, grazie. Spera, mi fa entrare. Vedo un UFO là in alto a sinistra. Coperta la telecamera per voi, ma c'è un UFO in alto a sinistra. Questa è bellissima. Questa è molto curata. Questa qua è l'interno. Vedi, anche tu ce l'hai questa. Ah, anche tu ce l'hai questa decorazione qua della casa. Il trofeo così. Perché io ce l'ho? Devo ottenere quel trofeo per forza. Mi piace un sacco. Ma si può ottenere anche già da adesso quello argento e quello dorato? Alla cuccia per la tartaruga. Io devo catturare un'altra tartaruga perché la voglio una tartaruga in casa. O da qualche parte. Hai una rosa dorata. Hai. Questa qua è la cucina, ovviamente. Hai la padella con dentro la roba. Hai un tagliere lì. Io non posso mangiare assieme a te. Vedo che è molto solo questa casa qua. Perché c'è una singola sedia. Controlliamo sopra. Io ho 3 tartarughe. Devo decidermi prima o poi a pescare tartarughe. Perché non ho pescato una. Non so neanche se ci sono ancora le tartarughe. Ok, questo è molto bagno. Questo è molto bagno tradizionale, con le piastrelle blu. Con il bagno fatto in questo modo qua. Giusto. Con il telo attaccato alla parete. Lo specchio e tutto. Bagno molto tradizionale. Secondo me, non lo so. A me viene da fare per la mia casa. Ho delle idee. I due istinti per fare la casa sono: o fare cose assurde e strane senza nessuna ragione, o fare una cosa realistica, sensata. E penso che farò un mix alla fine, perché non riesco a convincermi. Quindi farò entrambi. È comunque un bagno più bello della pagina Bagni brutti anni 50. Perché? Che pagina è poi? Questo è il letto. Bello sto letto qua. È quello in legno di ferro. Ah, non ce l'ho. Non credo di avercelo almeno. Questa qua è una pila di fumetti o di riviste. Stessa cosa. E l'armadio è tutto. La pagina vera su Facebook praticamente postano bagni brutti vecchi, fine. La mia casa è un ammasso di cose brutte che non c'entra nulla. Vuoi che te lo crafto? No, il letto non c'è bisogno di craftarlo. Cioè, il fatto è che le cose che devo craftare, vorrei il crafting. Le cose invece devo soltanto catalogare, mi va bene anche farmele dare. Oh boy. Vedo che hai problemi di organizzazione come me. Questo è il letto, no? Non posso darmi sul letto? Fa, non posso. C'è una vespa gigantesca dietro, tra l'altro. Come mai messo le cose qua? Perché c'è il magazzino pieno?
non c'è niente. È presente quelle zone? Quali zone? È una soffitta vera e propria. Ah, è tipo una soffitta? Ah, è una soffitta! Ci sta! La soffitta americana. Ah, ha senso! Ci sta, non ci avevo pensato! Non mi era venuto proprio in mente. Qua invece c'è il seminterrato. Una cantina, tipo. No! Senza pittura. Vedo che ti piace Luna, Lugia e Cyndaquil. E Kirby. È un po' scomodo disegnare però sul pavimento. Frozen la copertina del video oggi sembrava sbronzo. L'ho preso, era un frame dal video, la faccia di Frozen della copertina. La casa è fatta bene comunque. No, ma tranquilli, ero stanco, molto. C'era un momento del video, non so se era tipo dopo la terza canzone in difficoltà altissima, dove c'è un momento che ho fatto tipo così, ho fatto così, si era distrutto. Ho detto, questa è la faccia perfetta per la copertina. Uso questa. Mentre prima ho invece utilizzato il momento in cui stavo soffrendo ed ero in tensione un sacco. Ah, lì so, comunque è 5 stelle perché c'hai sia le rose dorate, ovviamente sia il quel fiore bianco là in cima. Comunque l'iniziale è andata molto bene, è godibile. A me piace un sacco quella modalità di Ring Fit Adventure. Mi è piaciuta tantissimo. Se c'ho altra occasione per rigiocarla, la rigioco volentieri anche. Questo è il tuo campsite. Molto, molto tranquillo e normale come campsite. Boy, use my video for a show you. Quale? Devo spostarla, il campsite. Vabbè, qua ci sta bene comunque. Non è brutto qua. Comunque da quanto tempo è che non viene qualcuno al campsite? Tantissimo. L'ultima volta è stato in live. Non mi ricordo quale live fosse. Era quando è arrivato tipo un altro scoiattolo. Ho avuto Raimondo e uno scoiattolo. Questo è tutto. Gli abitanti che arrivano al campsite non sono molti, eh. Questa è la zona picnic. Buono. La zona di picnic l'ho visto fare da un sacco di gente. Carino anche sto qua. A me il sacco a pelo sembra un bruco senza testa. Certo. Questa invece è la zona con fiori e bambù. Più oh, bellissimo. Ah, è la statua. È quella maledetta? È la statua maledetta che puoi comprare da Volpolo? O è quella base? Perché mi piace un sacco che può fluttuare. Ma che bello! Maledetta, ok. Mi piace che lo scrive e Animal Crossing si rende conto dopo un po'. Perché prima inizia a camminare e poi compare il dialogo. Ok. Hai molti alberi. Non mi sembra che tu abbia molte strade. Ma c'hai le strade, soltanto che siamo in mezzo alle foreste. Ok. Mi ha fatto fare il giro non sulle strade ma sulla foresta. Allora va bene. Dicevo, boh, siamo molto in mezzo alla foresta senza avere la strada. C'è un motivo. Perché siamo passati in mezzo alla foresta. Sembra logico. Questo qua invece è tipo l'area eventi. Sì, potremmo dire eventi. Mi manca ancora il crafting della panchina. Non posso ancora craftare nessuna panchina. Le isole dove si usano aste e scale sono da bandire. E non può cambiare la mia opinione. No, ci va bene. Questo invece è il museo. Con i pannelli solari. Ah, da quell'altro si può vedere tra l'altro la... pezzo d'arte là in fondo maledetto. Questa è la zona tipo terme. Molto carina come cosa. Il posto con la chat. Con le terme. Ho letto chat perché. Ho letto chat perché stavo leggendo il messaggio di From mentre parlavo. Ma è stata una cosa. Frozen su Ring Fit Adventure prendeva le note.
Nel video con timing giusto invece Garrett ne ha premuto mezz'ora prima e non cambia niente. Sì, il timing è molto, molto ampio. Non puoi fare troppo presto, perché se fai troppo presto ti dà grande invece che fare eccellente. Quindi devi comunque essere un pochino a ridosso, però puoi fare già da ben prima. Tipo se ci sono tre note di seguito viola, una dopo l'altra, non devi cliccare tre volte, basta che clicchi una volta. Ti sfido, cosa mi sfidi? Basta sfide, ti prego. Comunque è pieno di fiori quest'isola qua. Ha proprio riempito tutto. Questo qua è il punto di osservazione per le stelle. Ok, volevo girarmi, va bene. A Rocket League. Non accetto la sfida. Abbiamo visto tutto. Dovremmo aver visto la maggior parte delle cose ormai. Giusto? Fai chop pagliaccio. Per favore che te lo spammo. Ah, in chat come emote. Nah. Manca una cosa. Ok, manca una cosa. Dobbiamo ancora vedere una cosa. Intendo lo sciavevo che ti ho mandato su Telegram, ok. Oh! Questo è il set di un film. Con le mini casette, tutto in fiamme e i due kaiju che combattono. Beh, ci sta. Mi piace. Giusto. Ti sfido anch'io, ma a Fortnite. Non accetto la tua sfida. Ma c'è il... la lighthouse. Come si chiama la lighthouse in italiano? Il faro? Hai l'UFO? L'UFO come si ottiene, tra l'altro? Era quello lì che devi fare l'evento alle 3:33 di notte, tipo? E c'è la testa di Isola di Pasqua. Ma dai, che scende giù sull'attivi. Ma... prima... oh, letto scatolone. Oddio. Lampada palma. Bilanciere. Lampada palma di sicuro non ce l'ho. Mamma mia. Mamma mia. L'abbiamo fatto partire. Aspetta. Dov'è? Dov'è mi è arrivato? Qua. Posso impararlo questo? Conosco già la lampada palma. Lanterna alta. Lo conosco già. Non mi sembra, ma vabbè. Cioè, non mi ricordo, ma va bene. Sedia da giardino di ferro. Ah, questa non ce l'ho. Questa mi torna super utile. Questa mi torna un sacco utile. Letto scatolone. Credo di avercelo, ma controllo comunque. Sì, ce l'ho. Tutta la roba scatolone ce l'ho ormai. Perché è molto bella la vita. Tavolo da giardino di ferro. Credo di avercelo. No. Ok. Cartello informativo credo di sì, ma devo comunque controllare. Perché in questo momento non mi viene in mente cosa c'ho e cosa non c'ho. Cioè, ok. L'hai presa da me l'altro giorno. Ah, ecco perché. Letto scatolone. Lampada palma. Bilanciere. Forse non ce l'ho. Non ce l'ho bilanciere. Tanto se c'è qualcosa nel mio inventario che ti interessa? Segnale di razionale, non so se ce l'ho. Non ce l'ho. C'è qualcosa nel mio inventario che ti interessa? Tipo il tappeto di bambù scuro? Una di queste cose qua? Che mi interessa? Che mi interessa cosa? Non lo so se è qualcosa che mi interessa. Sei riuscito a vedere in live? Lavatrice con carica dall'alto. Credo di avercela. Vasca da bagno lunga. Non lo so. Toilette senza serbatoio. Ok. Letto bolide fantasia.
Cuscino giapponese. Nice. Ah, siamo pieni. Scambia. Ti lascio la... Sono pieno. Ti lascio la lavatrice. Aspetta, ti lascio un po' di crafting per terra. Vedi se ti mancano. Se scambio di crafting va fatto. Perché come mi aiutate a me, cerco di aiutare anche io voi quello che posso fare. Sempre con un sacco di lag. Clicco lascia e l'oggetto viene fatto lasciare dopo un mezzo secondo dopo. Qui non c'è più spazio, scusa. Scusa. Ok. Come Yu-Gi-Oh. Cosa significa come Yu-Gi-Oh? C'ho qualche ricetta, eh? C'ho qualche ricettina per te. Dimmi quando le hai controllate tutte. Evoca Drago cucina Aero Moon Dog Occhi Blu. Che sono? Sono di Modra 3. Il gioco Modra 3. Il sequel di... Sequel. Un altro gioco nella serie di Modern che è uscito dopo Earthbound. Earthbound e Modern 2. Earthbound ad esempio è più famoso Earthbound rispetto a... al termine Modern. Servono i faretti di pavimento arancioni e verdi in più per dopo. I faretti si possono personalizzare con il kit di personalizzazione oppure devi per forza comprarli e trovarli nel colore che vuoi. Non lo so. Oh, no. C'è qualcosa che gli mancava, per fortuna. Sai che sta roba posso raccoglierla, vero? Io l'ho blu se ti interessano. Io ce l'ho di qualche colore, non so quali. Di cosa parla Madre 3 Earthbound? Non lo so, non l'ho mai giocato. Volevo giocarmi prima o poi, ma non l'ho mai giocato. Grazie di tutto. Grazie a te. Mi hai dato anche te cose utili. Abbiamo visto pure la tua isola. Facciamo un bel inchino prima di lasciare. Ehi, sono io che lo strenutisce. Scappa. Ho avuto l'ultimo starnuto. Mi sa che non si possono personalizzare. La maggior parte dei oggetti purtroppo non si possono personalizzare. È un peccato. Mi siete dati quasi una testata. Posso fare la doccia? Sì, puoi fare la doccia. È una domanda? Sì. Lasciate le cinture, va bene. Perché hai fatto così? Allora, prima di andare su di qualcun altro, visto che mi hanno riempito di nuovo l'inventario, dobbiamo le cose all'inventario. Mamma mia, lentissimo! È di un lento! Qui sono i crafting per psicognome e fan ho. È esperienza con i giochi di ruolo stessi quali? Ho giocato soltanto a Sine Requie per tipo due sessioni e basta. L'unica cosa che ho fatto. E ho giocato al gioco da tavolo di D&D. Perché c'è un gioco da tavolo e ce l'avevo. E ho letto il libro dei mostri di D&D. Però per resto nient'altro. Il modo più noioso possibile è nascondere un caricamento. Non so se è un modo per nascondere il caricamento, perché comunque deve renderizzare l'isola. Quindi non so se... Cioè, onestamente penso che abbia già caricato l'isola a quel punto lì. Lo fanno stato per fatela vedere, perché è lo standard e devi sempre vederlo, non lo so. Se ne è che è fatto da degli italiani, se non sbaglio. Non mi credo. Forse di sì. Non mi ricordo però. Com'è il libro dei mostri di D&D? Cioè com'è strutturato e scritto?
è molto tecnico, è appunto, è una guida, non è un libro da leggere, del tipo storia, un romanzo, è una guida. Però sono un sacco di illustrazioni, un sacco di statistiche, cose simili che per qualche motivo mi è sempre piaciuto leggere. L'aveva comprato mio fratello, però mi metteva a leggerlo io senza nessuna ragione. Perché mi piaceva vedere i mostri sopra, invece mi piaceva vedere un po' di descrizioni, roba simile. Adesso. Sperando che siano ancora aperti queste isole qua, perché mi hanno inviato l'ID praticamente ormai più di un'ora fa. Vorrei partire. Vai da casa di qualcuno. Comunicazione online. Sì. C'è voluto. È un po' strano facevi vedere la tua isola. Infatti, è strano. Non ha senso. Adesso dobbiamo passare dall'isola di Phil Link Nico, che si chiama Flinken, scritto nel modo più assurdo possibile. Sperando che funzioni e che non dia problemi, vado un secondo in bagno. Come sempre c'è tutto il tempo di andare in bagno. Io credo che tanta gente si lamentava che per tipo le pubblicità in TV potevi avere tutto il tempo di andare a fare, di andare in bagno per, perché erano talmente lunghe che potevi andare in bagno tutto tranquillo. Ecco, stessa cosa anche qua. Salve, hello, portami a giro, dimmi cosa fare. Yo, goth. Ti piacciono i caratteri strani, vedo. Portami dove vuoi. Dimmi cosa devo controllare. Questa è la zona tipo giochi. Un gioco da tavolo, il coso lì per bambini, lo scivolo, il zucchero filato e tutto. Very nice. Mirk e Mark ora sono chiusi, quindi non possiamo più sfruttare l'occasione di passare da Mirk e Mark per casa mai comprare degli oggetti. Rip. Devo fare un progetto che ti dà Celeste. Ah, ok, ha senso. Ok. Bello il tombino. Il tombino lo puoi trovare a giro? Cioè è un oggetto che puoi piazzare? Non credo sia una cosa... una cosa personalizzata. Mi butta il gioco da tavolo che esce, che esce fuori. Ti fa paura perché rischi di cadere. Crafting, ok. È un crafting. Non mi sembra di avercelo. Me lo credo. Poi potrei sbagliarmi, però non mi sembra di avercelo. Ma sono un sacco di case di abitanti. Che abitanti hai, tra l'altro? Sono curioso. Hai Lupilla, Frangino, Rosalba. Rosalba non mi sembra brutto.
E hai Marina, la preferita di tutti. Compri con le mie nuca. Ah, ok, ok, ok. Probabilmente qui. Sì, appunto, probabilmente non ce l'ho. Però se si può ottenere così facile, allora buono. Easy. Ti porto la Rosalba. Portami da Rosalba. Sei Rosalba? Toc toc. Knock knock. Il tubino si può customizzare, mi sembra. Ah, tipo con dei disegni sopra strani. Oh, c'è il collo più lungo di quanto mi aspettassi. È un flamingo. Ah. Parlando da futura popstar e futura abitante più famosa di Flinken. È troppo un piacere conoscerti. Ah, tipo la personalità come Rododea. Ok. Ci sono quattro tipi di personalità per le femmine. Popstar, francese, quale altre? Non lo so. Questa host qua c'è un sacco di vento. Per qualche motivo. Stiamo avvicinando al museo? Siamo arrivati al museo in questo modo qua. Ok. Cioè, un sacco di gente fa la scalinata per raggiungere il museo. Qua ti manca un ponte. Ah, no, no, qua, ok. Qua è a posto. È una strada che non porta a nulla. Dicevo, pensavo mancasse un ponte perché non vedevo altro. Sono di moda 3. Stanne abbastanza per essere quello. Qua c'hai. Ah, bisogna per forza passare con quello? Non c'è un passaggio easy? Bello. Questa zona dove metti anche le ricette casomai per la gente. Lapide occidentale. Credo di averla. Barriera di bambù. Ah, oh, siamo giusto, bisogna prenderle. Tavolo naturale quadrato. Non ce l'ho, infatti, non mi sembra di averlo mai visto. Ah, grazie. Panchina tronco. Ehi! Un sacco di ricette che mi mancano. Sto rubando tutto così, va bene? Vabbè, sì, ce l'ha già, quindi non è un problema. Chiedo sempre per sicurezza, ma... 99% dei casi c'erano sempre quelle cose lì. È un doppione. 99, 100%. Bacchetta bambù, ok. Tranzollo. Ok. E qual è la panchina di tronco? La panchina di tronco non è male. Finalmente posso creare una panchina. Non so se è la prima che ho ottenuto, ma forse è la prima. Vedo che qua è successo qualcosa, non faccio domande, ok? Se non mi fai niente, posso lasciare l'isola. Non faccio domande, va bene? Credo vada bene. Perché c'è questa roba dietro casa tua? Perché la tomba di qualcuno aperta in un cerchio satanico dietro casa tua? Non lo so. Una scelta interessante comunque. Controlliamo la casa. Siamo ancora poveri. Cosa significa? La casa non è ancora molto decorata? Meglio non fare domande. Sì, infatti non faccio domande. Faccio domande. Magari con la panchina tronco puoi decorare un po' la ricompensa, certo. Wow. Ma di che parli? Gioco da poco. What the fuck? Ma che dici? Da quanto giochi? Non è mica una cosa semplice questa là. C'è un sacco di roba. Vabbè. Pavimento fatto di cioccolato? Yes. Ovviamente. Se no che tipo di pavimento può fare? 3 settimane tipo. Beh, complimenti. Hai giocato molto. La luce che punta negli occhi però non mi fa impazzire. Oh, e quando giri, improvvisamente trovi dei dipinti. Trovi la Mona Lisa. Vieni accecato per fare in modo che appunto la telecamera ti costringa a guardare dall'altra parte e trovi la Mona Lisa. Sembra giusto, sembra sensato. Controlliamo sopra. Il Marlin con l'uomo satiene quello lì invece.
So che faccio un sacco di domande in questa live qua, perché vedo cose che mi mancano e voglio avere un'idea di come si possono ottenere. Questa stanza da letto, con batteria e... È un ukulele o una chitarra? Il Marlin. È il trofeo del Marlin? Ah, da Mirko e Marco. Ah, peccato. Te l'ho regalato. Ah, grazie. Poi lo vedo. Ukulele, ok. Mi sembra fatta la chitarra fosse più grande. Anche la chitarra acustica. È un ukulele, comunque. Ukulele non mi sembra che si scriva così. Mi sembra che sia con la K, vero? Stupidi Mirko e Marco. Sì, Mirko e Marco spesso vendono sempre le stesse cose, purtroppo. Anche io non ho fatto un sistema per fare in modo che tu trovi sempre cose nuove. Hanno detto, no, trovi sempre la solita roba. Va bene così. Mi piace che ho utilizzato il porta kimono per nascondere la persona che va in bagno. Buono. Darktini, grazie al momento per 6 mesi, è la prima d'argento. Questa è la doccia. Lime in, non posso. È un'opzione. Il pavimento è bellino però. Il pavimento mi piace. Io non sono anche riuscito ad espandere il negozio di Mirko e Marco, Rip. Devi aspettare 28 giorni. È solo una questione di tempo. Oh, te non te l'ho mai visto. Sai queste decorazioni qua di bambù con tipo delle anemoni dentro o dei gigli, quello che sono. Molto carina. Ho appena vista la lumaca. Very nice. Very nice. C'è qualcos'altro da me vedere sull'isola? C'è casa di mia sorella pure. Ah certo, fai vedere allora. Dato inizia a farmi strana una cosa, probabilmente la andrò a modificare in futuro. E il fatto che io vedo costantemente online le persone. Dove? Ah, è qua. Ok. Vedo costantemente online le persone che ci fanno le sopracciglia personalizzate. E con il fatto che non ce le ho io, adesso mi sembra. Quando vedo un personaggio dico, aspetta, mancano le sopracciglia. Quindi forse me le dovrò fare prima o poi. Questa è molto rosa come casa. Già dalla prima stanza hai le pareti che sono fatte di legno consumato rosa. E un sacco di oggetti rosa qua attorno. Welcome! Grazie. Mi piace il dipinto di Van Gogh lì accanto. Non ufficiale però. Wow. Beh, vedo che utilizza la mia logica. Buono. Non so, non ti preoccupare. Alza i premi che può ottenere dall'ABC. Sto facendo questo. Io ho iniziato Animal Crossing il 24. Sono già passati 28 giorni. Mirko e Marco, cazzo state a fare? È tra i 28 giorni e tipo i 31 giorni. Io l'ho avuto all'ultimo momento possibile. Quindi aspetta ancora un secondo. Questo qua è un'altra stanza un pochino a caso. Perché sono placche dappertutto. C'è un bagno. Ci sono delle docce che puntano verso il nulla. E c'è il... un tavolo da cucina. Oggi sono uscito di casa dopo 4 mesi, mi appunto un tafano, Rip. Buono. Anche lì è dipinto di Van Gogh. Anche lì non è ufficiale. Bella la bottona di ratta nera, non l'ho vista. Questa stanza da letto. Molto rosa come casa comunque. Dove quelle le estetiche che ha voluto mettere. Non, lei non la prova. Mi fa ridere che non la prova. Dice no. No, non va bene. È carino anche questo. Questa cosa attaccata alla parete con dei pendenti. Io sono maschio comunque. Però la sorella. No? Hai detto che è la tua sorella? Non so cosa ho detto, non ti preoccupare. Aggiorneranno mai online, nel senso che sarà possibile
quantomeno per il residente dell'isola a spostare oggetti, eccetera, anche in presenza degli altri. Ci spero, ma non troppo. Considera questo: gli update che abbiamo visto per il momento di Animal Crossing erano update già preparati prima dell'uscita del gioco, molto probabilmente. Se non preparati al 100%, erano preparati al 90%. Con il fatto che il gioco ha venduto un fottio, io immagino che il supporto per il gioco da qui in avanti sarà anche più grande. Perché con il fatto che il gioco ha venduto così tanto, possono metterci un team più grande a lavorarci sopra. Vieni, facciamo un selfie? Certo, perché no? Ok, ci ho messo un pochino ma ci sono riuscito. Che faccia devo fare? Devo fare incredulo? Devo fare... sterluto? Perfetto. Va bene, questo era tutto quello che mi volevi far vedere? È tutto, ok. Grazie mille. Allora, torniamo a casa. Ce ne andiamo da quest'isola qua che non so pronunciare. Via di qui! Ti attendo i cieli infiniti, grazie. Sono stanchissimo. Mi sa che ci fermiamo qua stasera. Sono distrutto. Ho dormito poco stanotte. Speriamo, visto che il gioco si presta benissimo così, ma con quelle migliorie di cui parlano tutti, il limite ad esempio diverrebbe perfetto. Le vari limiti che ci sono al momento attuale nel gioco migliorerebbe moltissimo l'esperienza. Hai bisogno di dormire? Ieri sera mi sono addormentato alle 4. Perché andato a letto un po' tardi, come al solito, tipo verso le 2, come sempre. Ormai vado a letto alle 2. Solo che non mi addormentavo. Aspetta che ti invio una cosa via mail. Tanto devo controllare tutta la roba che mi è arrivata per posta. Ricordati la posta da inviare e la ricevuta. Sì. Stamattina allora, sì, mi sono svegliato. Ho letto alle 4, sono svegliato alle 10. 6 ore. Non è orribile, però. È dormito male perché pensavo ai limiti dei ponti. Intanto mi sveglio durante la notte e dico: merda. Perché c'è quel limite? Oh, perché? Nintendo! Inizia a schiumare dalla bocca. Normalissimo, è da solito. Allora, messaggio da Rackets. Detto fatto, dal tuo amico Scrocco. Spero che hai la ricetta dal tuo amico Scrocco. Psicognomo con scritto GG. Psicognomo con scritto FF. Francesco con scritto: la prossima volta che visiti le nostre isole ti invito sulla mia per incontrare Cocco e cercare tre ninji nascosti. Volentieri. Il Blocks che ci dice: welcome to another episode of non so cosa scrivere. Da Ceo dei regali inutili. Vediamo cos'altro mi è stato regalato. Con il fatto che ha aggiunto delle persone sembra arrivano un sacco di regali. Marlin Blu t'apparete bellissimo. Frammenti d'ariete. Grazie. Sede da presidente. Oh. Tutte le cose che ho complimentato me le avete inviate. Brucia incensi. Il brucia incensi credo avercelo. No, non avevo questo qua. Bello. C'è anche un porta asciugamani da bagno. Ok. Anche quello lì. E il muro caffetteria. Tra l'altro mi sembra una notte a stelle. Non so se ci sono state stelle cadenti stanotte. Cosa ne pensi di Ghost of Tsushima? Nulla di nuovo, ma sembra interessante come gioco. Vediamo. Marlin blu da parete. Nice. Mi piace un sacco quello, non so perché. Mentre il muro caffetteria com'è? Grazie. Stavo cercando da un po'. Stavo cercando da un bel po'. Mi bastano due frammenti di ariete per creare l'ariete? Per craftarne altri? Adesso devo controllare.
Prego. Si può ricomprare casomai dal catalogo Nook se ho già avuto uno? Oppure no? È una cosa che non puoi fare. Bellissimo questo tavolo qua. E finalmente ho questa sedia qua. Quindi posso mettere la seconda sedia finalmente nella casa di... Cubetto. Vediamo un secondo. Ecco qua. Quanto mi richiede? Mi richiede 2 frammenti di ariete. Quindi posso craftarlo volendo. Quel tavolo qua è minuscolo, però vabbè, uno per uno ci sta. Quello più grande è questo. Hai questo qua che è grande, il tavolo naturale da giardino. E poi c'è il tavolino piccolo, che è questo qua. Va bene. Se ti riferisci al muro caffetteria, no, perché è un muro di Sara. Come un muro di Sara al muro caffetteria? È un muro normalissimo. Davvero non lo puoi trovare dal... Ma perché? Checkpost again. Vabbè. Vuh! Giustrina. Oh, non posso metterla fuori. Solo da Sara, ma perché? È una normalissima parete. Non c'è niente di strano. Va bene. Devo fare più spesso la di questo tipo qua. Ricevo un sacco di regali. Sono molto gentile di aver visitato l'isola altrui. Nessuno l'avrebbe mai fatto. No, di sicuro ci sono altre persone che lo fanno. Di visitare l'isola dei fan. Non credo sia un concept così originale. Ma la faccio molto volentieri. Appunto, per stasera finiamo qua. C'avevo un sacco di altri codici. Mi dispiace non poter visitare tutti. In un mondo ideale l'avrei fatto, però sto morendo dal sonno. Devo finire di editare pure il video, quindi devo tornare a lavorare. Si farà un'altra live così, probabilmente, forse. Così posso cercare di... Non proprio tutti, raggiungere tutti, però almeno raggiungere qualcuno. Ha inviato la posta? La invia dopo. Adesso non la invio. Too late. So. Ed era fuori sync. Allora. Guardiamo un secondo Reddit. Cos'è questo? Not stonks. Quando Gaver prende la patente, be like. C'è già la patente però. Quindi è già successo. Quella era una ripresa di me che lo facevo. Non volevo che uscisse questa ripresa qua, però ormai sono uscite, mi dispiace. Quando ti chiedono se metterai mai i punti canale, c'è un tempo e luogo per ogni cosa, ma non ora. Va bene. Regali su Animal Crossing da parte degli iscritti Gravir. Questo è molto tema con oggi. In realtà succede spessissimo, però è successo anche oggi. Avete visto? Che magia incredibile. Allora, chi vogliamo fare un raid? Mamma mia. Andiamo da Peppo. Ah, Peppo non sta portando Valorant. Oh, come mai? Ha smesso di giocare a Valorant? Che è successo? Mi ricordo, come sempre, sono distrutto. Mi ricordo, come sempre, vado a finire di tagliare di persona. Buonanotte. Buonanotte.